cultura che non vende niente, il suo lavoro è la nostra mente. Se compra non c'è lo scambio e lo vuole per l'eternità. Non c'è il male, non c'è il bene, solo quello che funziona male e quello che rimane di sicuro bene sarà. E sai che cose da non capire, sì che te ne posso dire, dire, ma c'hai fare, sì solo materiale. E poi sicura vittoria è questa, lasciare la gente fosse voce in tall'acqua sua. Allora, buonasera, apriamo questo convegno che è stato organizzato dal Centro Servizi Volontariati del Salento, Presidente Luigi Russo, e dal Comune di Galarone. Forum Terzo Settore, sì. Questo convegno è stato fortemente voluto perché riteniamo che nella vicenda di seccamento degli ulivi Xylella il ruolo che hanno avuto i media è stato, non dico determinante, ma molto molto importante. L'opinione pubblica negli ultimi 3-4 anni è stata investita da un'informazione tra social e tradizionali mezzi di comunicazione non sempre lineare, non sempre coerente con l'impostazione scientifica in senso classico, spesso contraddittoria. Si dicevano delle cose, si scrivevano delle cose, dopo qualche mese si dicevano altre cose. E questo ha generato nell'opinione pubblica molto, intanto, sconcerto e profonde lacerazioni. In effetti il problema del disseccamento degli ulivi, quindi il problema del disseccamento degli ulivi, ormai è un problema sociale oltre che economico. È un problema territoriale, riguarda tutti quanti indistintamente. Io ho trovato in questi 4 anni di attività convergenze incredibili, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Tutti quanti avevano a cuore i nostri ulivi secolari, la nostra olivicoltura storica. È stato un elemento di unione. Anche nella nostra amministrazione, uno dei pochi punti che unisce convintamente maggioranza e opposizione è proprio il fatto di tenere a cuore le sorti dei nostri olivi, della nostra olivicoltura. Quindi lo scopo del convegno è proprio quello di cercare di fare, non dico chiarezza, ma almeno diciamo, di puntare i riflettori su alcuni momenti particolari. Vi ho ne ho elencati alcuni, ma ce ne saranno tantissimi, ce ne saranno tanti. I relatori sono qui proprio per sviscerare meglio come i media hanno trattato l'argomento. Per esempio ricordo che per molto tempo alcuni giornalisti hanno sempre titolato gli articoli con l'incipit batterio killer, prima ancora che ufficialmente terminassero gli studi. Bisogna vedere poi se quegli studi hanno avuto una validazione scientifica internazionale che dia la legittimità a dire che il batterio sia proprio il killer degli ulivi. Però molti giornalisti usavano il termine batterio killer prima ancora addirittura che venissero prodotti questi studi. Oppure la famosa storia del milione di ulivi infetti in Salento, senza mai produrre un milione, o meglio 4 milioni di test positivi, perché per ogni pianta si dovrebbero prendere i campioni dei 4 punti cardinali, per cui un milione di piante dovrebbero almeno produrre 4 milioni di test positivi per dire che c'è un milione di piante infette da batteri. Invece no, si è andati avanti con gli esami visivi e i giornali hanno riportato queste notizie senza alcuna interrogativo, no? E ce ne stanno tanti di questi momenti su cui vorremmo accendere i riflettori. Il problema del disseccamento, quindi un problema non solo agricolo ma anche storico, culturale, va a toccare profondamente la nostra offerta turistica inimitabile, esclusiva. Quindi è un problema, se vogliamo, che abbraccia molti campi, molti ambiti e quindi necessita di un approccio multidisciplinare per la soluzione. Io credo che sia necessaria una politica, innanzitutto una politica nazionale ad hoc, ripeto, che abbia un approccio multidisciplinare e poi man mano a scalare bisognerebbe adottare opportune politiche più territoriali, sia regionali che locali, più specifiche. Allora, prima di presentare i relatori, che io ringrazio e vi do il benvenuto a Galatone, come tutti quanti voi che non siete di Galatone, vi do il benvenuto nella nostra città a nome anche dell'amministrazione, del sindaco e di tutta la maggioranza e anche della minoranza, chiaramente.
Allora, prima di passare a presentarvi gli ospiti, io mi è rimasto impresso, non sono un giornalista, mi sono letto il testo unico dei doveri del giornalista e mi è rimasta impressa proprio a proposito di questa vicenda, di come certa stampa o i giornalisti in genere hanno trattato l'argomento di cui stiamo parlando, ed è quello che sta all'articolo 6,b. Il giornalista evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. Ecco, io credo che in questi 3-4 anni forse qualcuno dovrebbe rileggersi questo comma di questo articolo del testo unico, insomma del testo dei doveri del giornalista, perché forse ogni tanto non l'ha molto rispettato. Ecco, io mi permetto, non da giornalista, da semplice cittadino e amministratore, di fare questa considerazione. Allora, passiamo quindi a presentare gli ospiti di questa sera. Alla mia destra c'è il dottor Michele Peraggine, giornalista professionista RAI, presidente dell'Associazione Giornalisti Agroalimentare della Puglia e più tanti altri titoli. Il nostro Michele ha molta esperienza in campo di giornalismo. Poi alla mia sinistra Luigi Russo, presidente del CSV Salento, anche lui giornalista, si occupa di problemi sociali, presidente della sezione pugliese dell'Eurispes, ha collaborato con Giancarlo Caselli nella stesura del terzo rapporto sulle agromafie, in cui c'è un capitolo dedicato anche alla terza e quarta, scusami, in cui ci sono due capitoli quindi dedicati anche al problema proprio di cui stiamo parlando, della xylella e degli olivi. Poi c'è il giornalista amico, giornalista Pino Ciociola, inviato speciale di Avvenire, che si occupa principalmente di cronaca e di problemi sociali. Una persona, un giornalista che ha fatto molte inchieste, soprattutto in particolare dalla terra dei fuochi, ma della Campania, ma si è occupato anche del nostro problema diverse volte. Infine c'è la giornalista Laura Margottini, giornalista del Fatto Quotidiano, giornalista scientifica, per Science, New Scientist, collabora col Venerdì di Repubblica e ha conseguito un master in giornalismo scientifico presso l'Imperial College di Londra. A tutti voi vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere venuti e passo la parola all'amico Luigi Russo per iniziare il convegno. Grazie. Grazie a Crocifisso, a tutti voi che siete presenti, ma in particolare voglio ringraziare i colleghi giornalisti che sono qui al tavolo, Michele Peraggine, Laura Margottini e Pino Ciociola. Questo convegno, come vedete dal titolo, Media, Scienza, Xylella, ha quattro parole fondamentalmente, no? I media, il ruolo dei giornalisti, la scienza, la Xylella, che è questo prodotto, questo batterio che ha circolato nel nostro territorio, ma sarebbe opportuno forse chiarire che differenza c'è tra Xylella e Codiro, per esempio, no? Perché non è detto che albero secco coincida con batterio Xylella fastidiosa, tant'è vero, non so, Pierluigi me lo può confermare, che ci sono molti alberi asintomatici che hanno la Xylella, ma hanno anche altri patogeni. E l'ultimo tema è quello della verità. Ed è nato questo convegno non perché vogliamo fare, come dire, un trattato scientifico. I convegni sulla questione della Xylella o del disseccamento ce ne sono stati tanti, vi hanno convocato qui in provincia di Lecce la Coldiretti, la Confagricoltura, tutti un sacco di convegni, un sacco di informazioni. Devo dire la verità, non so quanto sia servita per aiutare le persone a chiarirsi le idee, perché molti hanno più confusione quando escono fuori da questi convegni, perché poi non vengono esplicitati i veri obiettivi di questi convegni, quali sono. Se l'obiettivo è quello, per esempio, di curare gli alberi di ulivo, allora ti insegnano come si fanno a curare gli alberi di ulivo. Se l'obiettivo è quello di abbattere gli alberi di ulivo e fare legna, ti insegnano come si fa ad abbattere. Se l'obiettivo è quello di reimpiantare e trasformare l'olivicoltura salentina in una olivicoltura di tipo industriale, ma te lo devono dire da subito qual è il loro obiettivo. Tutti questi obiettivi ci sono. Io l'ho sentito, ho visto, ho letto sui giornali che hanno dato una copertura straordinaria qui nel Salento
in Puglia sul tema dell'Xylella. Ho letto tutte le cronache degli articoli che ci sono stati e mi sembra che queste tematiche ci siano tutte, anche se oggi abbiamo probabilmente scoperto qual era il segreto che c'era dietro. Il segreto era i reimpianti, ma secondo me lo potevamo dire 4 anni fa che era i reimpianti. Guardate che è sparita per esempio la parola batterio killer, crocifisso. Non so se hai visto sui giornali che cosa è. È sparita la parola batterio killer. Adesso c'è FS17. C'è FS17, reimpianti, un anno fa c'era Leccino, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho preparato alcune slide, vi faccio vedere, ho trovato 9 mantra che sono stati ripetuti in questi 3 anni ed è interessante. Ed è la prima volta, Michele, che in Puglia si fa un convegno sulla comunicazione sul tema della Xylella. Sarà pure fastidioso anche la comunicazione, ma io immagino, siccome ho la tessera dell'Ordine dei giornalisti da 30 anni e siccome non mi piace proprio fare un giornalismo che non va a capire, magari sbaglio anche ad andare in profondità, no, nelle cose, perché certamente che sbaglio, che è indubitabile, però voglio capire un attimo che cosa c'è dietro le cose che mi raccontano, che mi dicono, che non mi dicono tutte. Quindi in questi anni abbiamo assistito a una comunicazione che riguarda il tema della Xylella che è veramente fantasmagorica. Ma che deve fare TAP? Niente, TAP è una cavolata. TAP è stata una stupidaggine dal punto di vista della comunicazione. L'ufficio stampa della TAP batte, contro ribatte, va su Facebook, ti risponde, ma sì, ti dicono va tutto bene e tu dici va tutto male, è sicuro, non è sicuro, cioè capito, siamo a questi livelli. Invece qui no, e questa è una cosa di estremo interesse, ma non per gli aspetti scientifici, è interessante per la democrazia in Puglia, perché l'informazione ha un inevitabile rapporto col tema della democrazia. Se io voglio in un regime non democratico portare le persone a ragionare come voglio io, che sono il capo, allora invento, c'era, vi ricordate, il Ministero della Cultura Popolare durante il fascismo che orientava il pensiero delle persone con un sacco di fake news. Il Papa l'altro giorno ha detto che la prima fake news l'ha fatta il serpente, quando ha detto, ha imbrogliato, sarai come Dio. Queste sono le fake news, altro che chiacchiere. Cioè, quindi dall'inizio si poteva capire bene che cosa accadeva in questa vicenda. E allora vi rubo 10 minuti soltanto, poi della parola agli altri, per fare un piccolo resoconto, perché noi siamo partiti intorno al 2013-2014 con delle parole che lo Stato Maggiore, diciamo, che ha gestito tutta la vicenda Xylella, non so quanti di voi erano a Racale, nella cooperativa di Racale delle Acli, quando ci fu un'assemblea, la prima grande assemblea con 500 persone, che dei gran sacerdoti, direi io, annunciarono la nuova verità. Qual era la nuova verità? 2014. Dovete, attenzione alle parole che vi dico, dovete abituarvi a un altro paesaggio. Cioè c'erano esponenti della Coldiretti, nazionali e regionali, sono venuti tutti e due, esponenti del mondo dell'università, non sto a dire i nomi perché non mi interessa, anche perché tra l'altro salutiamo gli amici che sono collegati online da tutta Italia, credo anche da tutta Europa, perché stiamo facendo un collegamento web su radiook.it. E li salutiamo e quindi non vogliamo fare polemiche, ma dicevo c'era tutto lo staff, vi dico alcuni, c'era Boscia, altri, che dichiararono questa unica e sola verità: dovete abituarvi a un altro paesaggio. A parte che sarebbe interessante capire perché si devono abituare gli altri al nuovo paesaggio e non chi ha detto questa parola. Dovete, però, voi dovete abituarvi. E quindi, ed è una cosa che ci lasciò turbati. Io, per esempio, ero lì, era la prima volta che mi stavo occupando di questa vicenda davanti a 500 persone. Il primo pensiero che mi è venuto in mente era Don Tonino Bello, perché c'è una poesia stupenda di Don Tonino Bello che racconta degli alberi del Barese, della Puglia, e gli alberi tutti contorti, tutti come sono fatti i nostri alberi, che hanno delle forme stranissime,
E pensavo, ma non ci saranno più questi alberi allora. Quindi significa cambiare il paesaggio, significa che non vedrò più questa straordinaria bellezza. E mi chiedevo, ma come fanno questi ad annunciare una cosa di questo genere? E che cosa hanno fatto per fermare questa apocalittica affermazione? Oh ragazzi, siamo in un'affermazione veramente apocalittica. E da quel momento ho cominciato ad avere dei sospetti che dietro questa vicenda c'era molto più comunicazione, caro Pino, tu che scrivi su Avvenire, apocalittica, piuttosto che informazione di tipo scientifico. E allora io con il tempo ho cercato di capire sempre dove stava la scienza in tutto questo, dove c'erano le prove scientifiche. Laura ci spiegherà come funziona anche un po' le comunicazioni scientifiche, le ricerche che vengono pubblicate. Non bastano 54 piante, Gianluigi, per dire che abbiamo la dimostrazione del nesso di casualità tra xylella e disseccamento. 54 piante, io sono laureato in statistica, te le sbattono in faccia gli statistici, ci vogliono campioni ragionati, campioni strutturati, che ti dicano qual è la verità. Quindi quando ti pubblicano una roba con 54 piante ti viene piuttosto da ridere, perché forse vuoi dimostrare qualcosa che tu volevi dimostrare. E a questo punto entra in gioco chi? Secondo passo, l'Europa, perché poi la prima dichiarazione apocalittica dovete abituarvi, entra in gioco l'Europa, c'è questo batterio che sta nella lista EPO1, un batterio da quarantena, tra l'altro ultimamente è passato nella lista EPO2, ma queste sono cose che non sono state molto raccontate sui giornali, un solo articolo hanno fatto il Quotidiano, la Gazzetta, su questa vicenda, che però ha una certa rilevanza. Certo non ha effetto immediato, però il fatto che si sia depotenziata ma perché poi? Perché è passato in EPO2? Che significa? Significa che non è un batterio che riguarda soltanto il Salento, ma è un batterio che riguarda tutta Europa. E quindi ditemi, a che servono le misure di quarantena? A che serve creare la fascia di contenimento qui nel Salento, quando poi dopo in tutta Europa c'è questo batterio, in tutto il mondo direi, e chissà da quanto c'è, forse da 20 anni è uscito fuori adesso, però vabbè. E quindi entra l'Europa e parte, diciamo, tutta una campagna di informazioni. I giornali ripetono continuamente, secondo me, devo dire la verità con molta franchezza, lo dico con molto affetto nei confronti dei miei colleghi giornalisti, i giornali vengono usati parecchio dalle veline che passano, perché poi arrivano pure a me le veline, non è che dice sono giornalista, mi arrivano anche i comunicati. Era un periodo nel quale si organizzavano presso lo IAM incontri con i giornalisti e venivano formati i giornalisti. Questo convegno di oggi, lo metto per inciso, crocifisso, poi ne riparleremo più in là nei prossimi giorni, era stato in un primo momento autorizzato come crediti formativi dall'Ordine dei giornalisti. Si sono iscritti 25 giornalisti, ci hanno mandato la comunicazione, tutto un tratto l'Ordine dei giornalisti della Puglia ha tolto l'accreditamento. Non capiamo il motivo, non lo conosciamo, non penso che qui ci sono dei pazzi. Cioè, lei ha un master in giornalismo scientifico, Pino ha 30 anni di tessera come me, forse o 31, non lo so, Pino. Abbiamo un po' di esperienza, siamo stati anche Michele chiaramente è qui un giornalista della RAI in Puglia straconosciuto. E però comunque va bene, purtroppo arriva questa Europa e si scatena una serie di problematiche. E qui a questo punto mi sono cominciato a fare delle domande io, sulla base di quali evidenze scientifiche ed epidemiologiche, non solo scientifiche, ma anche quelle epidemiologiche, si mette in piedi un piano distruttivo che dal punto di vista mio personale, siccome qui abbiamo a che fare molto con l'economia e molto meno con la scienza, ha un valore di almeno 2 miliardi di euro. Sapete, quando ho scritto il rapporto per Agromafia, di cui vi parlava prima Crocifisso, il primo capitolo del rapporto Agromafia del 2015 me l'hanno pubblicato. Il secondo anno successivo mi hanno censurato l'articolo. Perché? Giancarlo Caselli comunque l'ha pubblicato ugualmente. Ma hanno censurato la parte dell'articolo che andava ad analizzare gli aspetti economici che ci sono dietro la xylella fastidiosa. Perché finché si parla di procura, finché si parla di aspetti scientifici e casualità, nesso di casualità, va bene. Ma se tu parli degli aspetti, io avevo fatto un calcolo, semplicemente un calcolo, e avevo detto l'operazione economica chiamata xylella fastidiosa quota 2 miliardi di euro. Quella parte l'hanno tolta.
e non mi hanno impedito di firmarlo, poi l'ha firmato al posto mio Giancarlo Caselli. Vedete quante cose vi sto dicendo stasera? Perché poi fa capire anche un po' quello che accade, diciamo, dietro queste vicende. E poi oggi che cosa scopriamo invece? Alla fine della fiera, che è vicenda di tipo economico, 200.000 piante acquistate, abbiamo sentito in questi giorni, al costo di 2 euro l'una di FS17, e poi successivamente si vedrà. Capite, questo è un problema di tipo economico, è economia questa, non è scienza oppure questioni che riguardano la xylella fastidiosa. Chi l'aveva detto che il codiro aveva a che fare con la xylella? Dove sta? Come è stato possibile mettere in piedi un piano così violento e perfetto, perfetto per modo di dire, anche rispetto alle norme di diritto di proprietà? Vi ricordate all'inizio venivano violate le proprietà private, le persone si sono scatenate, facevano manifestazioni, occupavano le strade, occupavano la stazione, 47 persone sono state rinviate a giudizio per questo motivo, qui dentro ce ne sono alcuni e ci sono anch'io dentro. Non so che cosa ho fatto di danno e così male, però capite l'attacco che ci fu. E poi dopo un mese da quelle occupazioni la Procura di Lecce ha fatto 10 avvisi di garanzia nei confronti degli autori di questo piano. Insomma, tutta una serie di domande alle quali anche il commissario del prefettizio. E poi come mai tanta improvvisazione su questo tema? Come mai? Chi lo ha deciso che il popolo sentino doveva subire questo assalto senza un'adeguata informazione, soprattutto senza un'evidenza scientifica sulla necessità delle eradicazioni e sulla efficacia delle eradicazioni? Certo è, ed è quello che la gente più accorta e critica ha capito, ma anche la scienza libera, su questa vicenda si capisce che c'è la procura, anche l'ho capito, c'era qualcosa che non quadrava. Infatti subentra poi la procura. Il 18 dicembre 2015, 10 avvisi di garanzia, sentite quali sono i reati: diffusione di fitopatologia, falso ideologico, violazione colposa e dolosa delle disposizioni ambientali, deturpamento di bellezze naturali, turbativa violenta del possesso di cose immobili e sequestro di tutti quanti gli alberi. Voi credete che la procura sia stata stupida? Io penso di no, perché la procura prima di arrivare a questo ha studiato tutto e ha visto, ha interrogato tutti. Qui che succede? Siamo al punto 6, sto finendo, credo di avere ancora 3 minuti, massimo 8 minuti, sì. Dobbiamo ridurre, esattamente. Si scatena una reazione violentissima e qui ho conosciuto in quel periodo Laura, perché un gruppo di giornalisti scientifici, non voglio dire le testate, poco importa, cominciano a fare un attacco violento nei confronti della Procura di Lecce. Una cosa mai vista. La denigrazione nei confronti di Cataldo Motta, per esempio, veramente alla berlina. È così, vabbè. E perché dicono che non sono all'altezza di un'inchiesta di questo genere? E poi anche qui c'è una reiterazione di queste accuse, dura 5-6 mesi, dopodiché questi giornalisti scientifici scompaiono perché l'obiettivo in quel momento era quello appunto di denigrare la Procura di Lecce. Abbiamo parlato già del rapporto agromafia 2015-2016 e vi ho anche detto che c'erano alcune cose che davano molto fastidio ed erano gli aspetti economici. Poi a un certo punto che cosa accade? Accade che a livello locale c'è una chiusura nei confronti del popolo degli ulivi e delle persone che pensano critico rispetto a queste cose. E ci sono un mantra che ritorna, è quello dei santoni, quello dei volontari a pagamento, quello dei responsabili della distruzione del Salento, danno la responsabilità a contadini e volontari della diffusione della xylella. Ed è una guerra alla cittadinanza italiana salentina che dura fino a poco tempo fa. L'ultimo attacco l'ho ricevuto io con 2 pagine che mi ha dedicato il quotidiano di Lecce, dove mi ha accusato di essere diffusore di fake news. Ma studiassero un attimo cosa sono le fake news. A questo punto arriva Emiliano, entra in scena, crea la task force e scompiglia un po' le cose, no? Perché prima c'era un gruppo di scienziati belli, precisi, che facevano tutto, orientavano tutto, e Emiliano, con tutta la discutibilità, se volete, di questa task force, dice la ricerca si deve aprire a 360 gradi,
Frutto di questo lavoro, di questa task force, nascono ovviamente questi 27 progetti finanziati dalla Regione Puglia che stanno dando importanti risultati rispetto al tema del contenimento della patologia. E questo è una cosa importante che scompiglia un po' questi amici. Siamo arrivati ad oggi, ho quasi finito, siamo arrivati alla fase ultima, che è la fase della FS17 con i reimpianti di questo albero. Io non ho alcun problema, cioè penso che nessuno di noi possa parlare male dell'FS17, cioè è una cosa che c'è, esiste, può essere utile. Bisognerebbe anche chiedersi prima chi ha mai fatto una sperimentazione su questo territorio per vedere se questo territorio sopporta un tipo di pianta di questo genere, visto che è rappresentata, come dicevo, pare che abbia una capacità di risolvere e di essere tollerante alla xylella o a non farsi distruggere o non farsi seccare. Ecco, però la cosa che è strana è che si parli ancora di abbattere gli alberi, ma non per fermare il batterio più, attenzione, ma non si parla più di questo, perché credo che ormai la storia dell'abbattere gli alberi per fermare il batterio non ci crede più neanche i bambini, non ci credono, ma per fare posto a reimpianti. Ecco, siamo arrivati al punto finale, qual è il nesso logico di tutto? Allora, diciamocela con molta chiarezza, questo è il mio punto di vista, perché qui io sto facendo una comunicazione che può anche sbagliare rispetto al tema della xylella. Io quello che ho capito, in fin dei conti, vorrei aiutare con voi anche a capire che prima di tutto c'è stato qualcuno che ha pensato che bisognava mettere fine all'olivicoltura di tipo tradizionale. Questo è stato il primo Vangelo che qualcuno aveva in mente. Non potevano farlo con le maniere normali, perché in Italia gli olivi sono protetti fondamentalmente, quindi è impossibile farlo. Quindi questa era l'origine, da 8, 10, 15 anni che qualcuno pensava di cambiare per renderla un'agricoltura più di tipo industriale, più redditizia, meno spesa, più guadagno. La xylella entra in gioco come cavallo di Troia. Attraverso la xylella si può rimettere in discussione questo piano. In conclusione, l'obiettivo finale sono i reimpianti. Quindi guardate, se saltate il tema della xylella, che è stato utilizzato adeguatamente, il passaggio è questo: cambiare l'olivicoltura per farla in olivicoltura di tipo industriale e infine olivicoltura di tipo industriale. C'era bisogno di nascondere, di creare tutto sto caos? Ditelo subito, ma perché non l'avete detto 4 anni fa? Che era questo l'obiettivo che avevate, quello di abbattere gli ulivi vecchi, gli ulivi, questi ulivi salentini, che sì, saranno pure belli, sono scomodi, fastidiosi, e che volevate portare con l'olivicoltura di tipo industriale, redditizia, ma potevate dirla prima, forse non potevate dirla prima, questo ne parlavo con un amico economista dell'Università di Lecce, per un motivo molto semplice, perché in tutta questa tipo di operazione, il passaggio da una cosa all'altra, accade un fatto economico importante, che il valore della proprietà dei terreni cade in maniera rocambolesca. Da 22-25 mila euro ad ettaro, oggi si vende anche a 7 mila euro ad ettaro. E qualcuno compra, e se comprano ci sono delle ragioni. Il rischio, sapete qual è alla fine? Che siccome me lo diceva l'amico Cosimo prima, che se la xylella, cioè la FS17 si può reimpiantare, ma la gestione di un impianto con FS17 ha dei costi notevolissimi, non poco, ha bisogno di acqua, ha bisogno di medicine, ha bisogno, e quindi probabilmente l'agricoltura non la faranno più i contadini, quelli come te, come me, che devono investire su queste cose, ma la faranno soltanto alcuni, pochi imprenditori che hanno i mezzi e gli strumenti per poterla fare. Però potevate dirlo prima questo, potevate dirlo prima che andavamo verso un neolatifondismo, potevate dirlo, cioè nessuno è legittimo in democrazia avere degli obiettivi. Ora, questo mio percorso l'ho fatto per semplificare al massimo, capisco che forse vi ho anche ubriacato, però a volte le cose semplici, dette in maniera anche semplice, così come l'ho detto io, aiutano a capire cosa c'è dietro. Non c'era niente di così trascendentale dietro. C'era il desiderio di cambiare il sistema olivicolo e lo hanno fatto utilizzando la xylella per raggiungere, tentare di raggiungere un obiettivo di cambiamento della conduzione che va però
fatto soltanto da alcuni soggetti particolari che hanno le possibilità di poterlo fare. Quindi un cambiamento, una rivoluzione straordinaria che è avvenuta qui nel Salento. Quindi chiudo dicendo che per me questa vicenda è soprattutto una vicenda di tipo economico e che si risponde alle vicende di tipo economico con le politiche piuttosto che con la scienza. Ho finito. Sì, io volevo aggiungere proprio a proposito della, diciamo, della frase che sentiamo spesso delle cultivar resistenti al batterio. Mi sono fatto così una ricerca per trovare le schede tecniche di queste piante che dicono i giornali essere, ma anche il CNR di Bari, resistenti al batterio, e io non ho trovato una scheda tecnica che riporti questa affermazione. Eppure della favolosa si parla da almeno un anno che sia resistente al batterio e dell'eccino da più di 2 anni. Se voi prendete la scheda tecnica di queste 2 cultivar troverete che sono resistenti al rodilegno, alla lebbra dell'ulivo, all'occhio di pavone, al verticillum, soprattutto la favolosa, ma non troverete scritto che è resistente al batterio. Allora mi pongo un problema, cioè una domanda, un interrogativo: ma che informazione viene passata? Perché da un lato si scrive a caratteri cubitali questa informazione e poi dall'altro invece, quando si va poi a toccare realmente se è vera la notizia, o se, cioè, probabilmente è vera, ma perché allora nelle schede tecniche delle 2 piante non viene inserita questa cosa? Perché? È una domanda che dovremmo porci, no? Ok, passo allora passo a Laura Margottini. Grazie. Prego, Laura. Grazie a tutti, buonasera. Allora, io sì, diciamo, ho iniziato a, mi sono occupata di una porzione di questa vicenda così complicata, complessa, come hanno già illustrato Luigi Russo prima di me e Crocifisso. E quindi mi sono cominciata a interessare un po' a questa storia perché non mi pareva ci fosse molta chiarezza nella parte scientifica, quella che ho cercato di analizzare. Ovviamente quello che è un po' il compito del giornalista non è certo quello di sostituirsi ai ricercatori e stabilire se c'è o non c'è Xylella, se Xylella è o meno la causa del codiro di questa malattia dell'olivo del Salento, ma sicuramente quello che il giornalista scientifico può vedere è se ci sono delle contraddizioni, se non arrivano delle risposte, per esempio, o se si stravolgono le basi del metodo scientifico. Io ritengo che in questa vicenda ci siano molti di questi elementi. Quindi, sì. Ecco, il mio interesse parte dopo che, come già ha spiegato Luigi, si era aperta l'inchiesta, la Procura di Lecce aveva aperto l'inchiesta che vedeva indagati anche 5 dei ricercatori coinvolti sul caso Xylella di allora, e ho seguito molto, mi è stato molto utile, devo dire, il lavoro di Tiziano Colluto, che ha seguito appunto tutta la cronaca per il Fatto Quotidiano. E quindi io riesco, mentre stavo studiando le pubblicazioni che via via stavano uscendo su questo caso, riesco ad ottenere questa famosa perizia. Non so se vi ricordate, a un certo punto la Procura di Lecce chiede aiuto a degli esperti, diciamo indipendenti, che ovviamente non si erano già occupati di questo caso. Allora, già qua emergono le prime contraddizioni, cioè praticamente, sebbene poi anche questo fatto sia stato in qualche modo, non dico negato, ma quasi da altri giornalisti, altre testate, i periti che cosa vedono? Confermano che si tratta di Xylella ceppo codiro, che poi spiegheremo anche questo, cioè Xylella fastidiosa subspecie pauca. Però che cosa vedono? Non dalle loro analisi, ma studiando la letteratura già pubblicata, e mi pare fosse l'articolo di El Baino in quel caso, che c'erano in questi 7 geni, che sono un po' il marchio di fabbrica di
Xylella ceppo codiro come quello del Costa Rica, vedevano in queste pubblicazioni, in queste sequenze depositate su GenBank che c'erano delle cose che non tornavano, in qualche modo sembrava, perfino nella pubblicazione del Binol risultano queste sequenze che non sono esattamente come dovrebbero essere, diciamo così, quindi presentavano delle mutazioni che secondo gli esperti, non secondo il giornalista, facevano pensare che si potesse trattare di più di un, cioè che ci fosse una certa variabilità all'interno di questo ceppo. Poi questa storia è andata in qualche modo a scadere, forse è stato confermato il contrario, però in quel momento era così. E quello che loro registravano è che, insomma, nel momento in cui si è attivata tutta questa questione della procura e poi l'analisi dei periti, eccetera, queste sequenze venivano mano a mano ricorrette su GenBank, quindi potrebbe essere benissimo che gli scienziati si siano sbagliati, può accadere, anche se, insomma, uno non deposita le sequenze così, come diceva poi le scienze, poi pubblicò un controarticolo rispetto a questo mio dicendo che gli avvocati dei ricercatori avevano spiegato le ragioni per cui erano state depositate, ma insomma erano gli avvocati difensori, ora voglio dire io non lo so se questo, cioè non perché uno non si debba fidare assolutamente, ma insomma questi sono dei periti, noi abbiamo fatto delle domande, tra l'altro è stato un lavoro molto complicato perché non potevamo chiedere ad altri esperti come andrebbe fatto, appunto non è che si prende il verbo di uno e se lo mette sul giornale o degli avvocati e si mette sul giornale, però quello degli avvocati forse qualche prova la potevano produrre ai giornalisti così almeno avremmo capito questa storia com'era in realtà. Comunque di fatto questa è la prima stranezza che io registro personalmente, diciamo lavorandoci proprio, scusami, ok. Oh, poi questo che vedete è sempre lo stesso articolo che ho messo all'inizio, quindi era mi pare gennaio 2016 questo primo lavoro che è apparso su un Fatto Online. Oh, poi c'è questo sito, invece di chiarire, a complicare le cose, io scrivo sì, perché a un certo punto c'è tutta questa confusione sul caso Xylella, gli attivisti dicono una cosa, gli scienziati un'altra, gli avvocati, la procura. Allora, questi tre esperti mondiali di questo settore della ricerca che non so per quale ragione è mostruosamente complicato rispetto anche a problemi che appaiono un po' più complicati di epidemiologia, per esempio, qui è tutto complicatissimo la patologia delle piante, una cosa veramente solo per pochi. Oh, questi qua, questi scienziati americani che invece sono insomma, occupati per decenni di Xylella che in America, scrivono su questo specie di sito, di blog, insomma una sorta di vademecum su Xylella per fare chiarezza, visto che qua stava succedendo un po' l'ira di Dio. Oh, e scrivono che c'è un'ottima correlazione tra la malattia delle piante di olivo in Salento e la presenza del batterio riscontrato in queste piante sintomatiche. Allora, io intervisto questo Alexander Purcell, e gli chiedo come possa fare questa affermazione, perché la questione della correlazione è ancora centrale, perché è importante la correlazione? La correlazione è importante perché se noi vogliamo dimostrare, pensiamo come pensano gli scienziati che sono coinvolti nella ricerca, che Xylella sia causa necessaria del codiro, cioè della malattia, allora dobbiamo avere questa presenza di Xylella su veramente i postulati di Koch dicono 100% dei casi. Ora, poi anche qui è stato detto di tutto, i postulati di Koch sono antiquati, non vanno più bene. Va bene, però non è che la scienza si muove a caso e ogni volta fa delle ipotesi ad hoc quando non ci tornano i conti, perché dobbiamo specificare qual è il paradigma all'interno del quale ci stiamo muovendo, perché se no non si capisce più niente, voglio dire, perché ogni volta uno mette un'ipotesi ad hoc, cioè quando le cose tornano, tornano, quando non tornano diciamo che ancora non l'hanno sviluppata, no. Così non, cioè, almeno in epidemiologia non funziona assolutamente così, funziona che quando non c'è un'altissima percentuale di riscontro della presenza di Xylella sulle piante, in questo caso parliamo di patologia delle piante,
Non si può parlare di causa necessaria, perché dobbiamo capire se la troviamo nel, poi come vedremo più avanti, 6% e poi ancora di meno dagli ultimi dati che mi dicevate prima, che io ancora non ci ho lavorato, dobbiamo spiegare gli altri 94% di piante perché sono sintomatiche, se no non si capisce più niente. Oppure dobbiamo dire che, come credo che sia anche plausibile questo, che sia la xylella uno degli elementi, cioè un fattore di rischio, una concausa. Comunque, insomma, la cosa è, questo è per spiegarvi perché la correlazione è un elemento importante, non è una questione di forma ma di sostanza. Quindi Pulsar dice che c'è un'ottima correlazione e io gli chiedo su quale base faccia questa affermazione, perché affermare un fatto scientifico non è esattamente come affermarlo al bar, cioè bisogna avere una pubblicazione scientifica. Che significa? Una pubblicazione che è passata, è stata mandata a una rivista scientifica di settore e la rivista ha mandato questa ricerca a, diciamo così, al vaglio, sottoposto la ricerca al vaglio di esperti indipendenti di quella materia. Se gli esperti riscontrano che sia tutto corretto e sia i dati sia funzionino, eccetera, questa pubblicazione viene, questo articolo appare su una rivista scientifica internazionale. Quindi no, questa è la scienza. Poi se ci vogliamo muovere nell'ambito della pseudoscienza e delle fake news, come dicevi prima tu, sì, ci sono, è vero, anche queste cose accadono anche fuori dalla scienza, i gruppi Novax eccetera, che si esprimono così a caso sulle cose, però qui parliamo di scienziati che sono i guardiani del faro, sono i guardiani del metodo scientifico. Se cominciano loro a dire le frasi da bar, ecco, questo è un problema molto serio, non solo per il Salento ma per il metodo scientifico tutto. Quindi Purcell dice che non è a conoscenza di nessun dato pubblicato in merito. Ne ho sentito parlare durante una conversazione con Maria Saponari e Donato Boscia. Questo era sul sito che doveva fare chiarezza, proprio perché ognuno diceva la sua, diciamo così. Va bene. Questo l'ho già spiegato. Siamo... Sì? Ok, quindi questo, perché questo preambolo così lungo? Per dire che la chiarezza scientifica, mi dispiace dirlo perché io sono sicura che anche gli scienziati coinvolti si saranno impegnati al massimo, ma voglio dire, la chiarezza è mancata dall'inizio, cioè e da quando esattamente? Come addirittura abbiamo qui dei patologi, un patologo vegetale che è una fonte che non si vuole far conoscere, quindi questo per far capire come ci siamo dovuti muovere in questo ambito allucinante. Allora, dice, il ceppo di xylella individuato in Puglia, il codiro, è stato chiamato con lo stesso nome della malattia dall'inizio, voi lo sapete bene, questo è chiaro, ma questo è un elemento molto importante semantico, perché se io chiamo un batterio, un patogeno, che ancora non so se è coinvolto nella malattia e nella patologia di queste piante, e già gli do lo stesso nome, voi capite, io per esempio ci ho messo parecchio all'inizio a capire, quando leggevo gli articoli scientifici, di cosa si stesse parlando, del batterio o della malattia. Ecco, immagino per persone che comunque cerchino di capire ma non hanno magari tutti gli strumenti, no? Diventa una confusione, i giornalisti pure, per carità, assolutamente. Quindi la chiarezza è mancata dall'inizio, significa che c'è la questione delle sequenze, che sì, sicuramente si saranno sbagliati. Sì, scusate, c'è un errore su una correzione che non appare sulle slide che abbiamo salvato sul computer di Luigi. Quindi quando leggete 2015 è 2016, non so perché. Quindi queste sequenze vengono ricorrette in GenBank, non sappiamo il motivo, l'hanno spiegato gli avvocati, ma io vorrei vedere qualcosa, vorrei parlare con questi scienziati che si sono sempre negati perché c'era l'inchiesta della procura, quindi anche questo creava un grosso problema per avere accesso, cioè noi abbiamo cercato di sentirli ma non c'è verso. Perché Purcell, che è uno scienziato insomma riconosciuto, dichiara che c'è nesso causale tra xylella e malattia del codiro, che ha stabilito, e poi dice non c'è la pubblicazione, quindi non possiamo dire che sia così, no? Voglio dire, possiamo dire abbiamo dei dati che ci danno questa impressione, fateci rivedere pure questi dati, questi sconosciuti, perché abbiamo un monitoraggio di non so quante migliaia e migliaia di piante, 150.000, 200.000,
e sul sito della regione ce ne sono una parte, cioè sono dati pagati con finanziamento pubblico su cui potrebbero lavorare scienziati, statistici da tutta Italia, se vogliamo anche dall'estero, se ci fosse un database organizzato. Io sono anni che lo chiedo alla regione, ma mi dicono sempre che lo faranno e non lo fanno, lo danno solo ad alcuni fuori da Salento. E anche questo è un elemento veramente assurdo, perché è contrario proprio a quello che si intende per ricerca scientifica. Ricerca scientifica, se ci sono dei dati, a maggior ragione pagati con fondi pubblici, quindi stiamo parlando di dati dell'industria eccetera, perché non devono essere resi noti? Io non riesco a capire, questa cosa mi manda proprio ai matti. Detto questo, come abbiamo visto, sì, chiamiamo dall'inizio batterio e malattia con lo stesso nome, così siamo sicuri che proprio non ci si capisce più niente. Poi io proseguo con le mie inchieste, agosto 2016, appunto, correggiamo l'errore. Questa è una serie di inchieste che sono apparse ad agosto, dove abbiamo messo a fuoco tutti i punti che non ci convincevano. Ne erano molti, ora non li tratterò tutti perché sarebbe troppo lungo. Però il punto continua ad essere, per me, ma anche per molti scienziati, che la correlazione non c'è ancora. Non abbiamo contezza di quale sia veramente la percentuale di piante sintomatiche con xylella o senza xylella. Esce a marzo 2016, sempre sono pezzi di questo lungo articolo che è stato pubblicato ad agosto 2016 dal Fatto, questo rapporto dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che è incaricata dalla Commissione Europea di, diciamo così, l'EFSA fa un po' il lavoro del notaio, cioè rivede la letteratura scientifica e deve, però non risponde a una domanda scientifica, risponde a una domanda dell'Europa, quindi non ha il compito di verificare dei fatti scientifici. Questo è un'enormità per quanto mi riguarda, perché non può essere l'EFSA che commissiona uno studio che non passa per il peer review, come dicevamo prima, cioè non viene mandato una rivista scientifica eccetera eccetera, non passa il vaglio della comunità scientifica internazionale, ma si fa un report, si pubblica che i quattro postulati sono verificati, eppure lì la correlazione non ve ne traccia, o insomma quasi. E essa scrive che xylella fastidiosa è l'agente causale della malattia perché ha soddisfatto i postulati di Koch, eppure tra l'altro, oltre che, cioè, basta dire che non è stato pubblicato lo studio, per me non si può ancora parlare di scienza vera, cioè lo studio può essere anche stato fatto con tutti i crismi, però voglio dire, poi c'è il passaggio successivo che ancora manca. E poi insomma questo studio traeva delle conclusioni da dati che non si capiva perché da quei dati discendessero certe conclusioni. Comunque la EFSA dice che l'agente causale è xylella fastidiosa e non è, questa conclusione non è più discutibile. Oltre ad EFSA, la cosa ancora che mi ha scioccato di più è che questa frase l'ha scritta l'Accademia dei Lincei, la più antica società scientifica del mondo, molto prestigiosa. Scrive in un rapporto di maggio 2016 che non si può più discutere il fatto che xylella sia la causa della malattia, ma lo dice di nuovo quando non c'è uno straccio di pubblicazione che lo dimostri. Per me questo proprio è fuori dalla grazia di Dio, diciamo così, ecco, tanto per capire. Questo è il rapporto dell'Accademia dei Lincei, dove appunto appare questa frase, quindi questo ipse dixit, no? Lo dice l'Accademia dei Lincei, non ci sono le pubblicazioni, va bene, non ce ne frega niente, andiamo avanti. Allora, se passa questo messaggio che per gli scienziati va bene dire, ripetere un mantra, come dicevi tu, senza prova scientifica, allora veramente, cioè, questo è un rischio molto più grave della situazione salentina, che è già grave. Nell'inchiesta sempre che stavamo guardando, in quel momento, nel 2016, quando esce questa inchiesta, quali erano i dati sulla correlazione, cioè il primo postulato di Koch? Questi sono i migliori che abbiamo avuto. Dunque, dal campionamento della regione non si riusciva a capire niente, perché tra l'altro non è un database scientifico strutturato per lavorarci scientificamente, cioè risponde di nuovo a un'altra domanda che era quella dell'Europa, quindi
Sono dati che non si possono utilizzare così, ma in ogni caso c'era solo questa, qualche relazione del Ministero dell'Agricoltura riportava al massimo un 50% di presenza di xylella sulle piante sintomatiche. Poi di questo si era occupato molto bene in dettaglio Francesco Silos Labini, che è un astrofisico del CNR, su un articolo su Micromega in quel periodo. E quindi dal 50% facciamo un salto in avanti, andiamo a febbraio 2017, un altro articolo che ho pubblicato con Il Fatto. Io ho intervistato Gianluigi Nardone, che era il capo del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, il quale mi aggiorna sui dati che ancora, scusate, sì assolutamente, e mi aggiorna sui dati in quel momento del monitoraggio, che in quel momento avveniva soprattutto, come è sempre avvenuto, nella zona Cuscinetto, diciamo quella più a nord. E anche qui c'è un altro problema, perché il monitoraggio risponde all'esigenza dell'Europa che il batterio non si espanda, ok? Non la malattia e basta, il batterio non si deve espandere. Ma la scienza, per stabilire se c'è una correlazione, se xylella è la causa o meno della malattia, deve andare a guardare la zona infetta. E non si sa perché, con tutti i soldi che sono stati investiti nella ricerca anche dell'Europa, circa 20 milioni di euro siamo arrivati, non si riesce a capire perché non c'è stato un campionamento fatto bene nella zona infetta, come ha fatto in America Krugner per la California, e con uno studio che sarà costato credo non più di forse 100.000 euro, perché ha campionato nella zona infetta 200 piante, poi hanno fatto il resto degli esperimenti di laboratorio e molto rapidamente, nel giro di un anno, hanno stabilito se fosse o meno la causa xylella. No, 200 è il campionato. Ah, noi sì, esatto. Vabbè, comunque, per pura fortuna, è un miracolo, da questo monitoraggio chiesto dall'Europa è stato monitorato una piccola parte della zona infetta, 1500 circa piante, quindi quelle interessanti per la scienza. Di queste piante, secondo i dati che mi ha fornito Nardone, solo xylella era presente solo nel 6,5%. Ora, 1500 piante non sono poche, per avere un'idea di correlazione o meno, quelle di degli americani, degli scienziati americani in California, era dell'ordine di 200 piante. Lui dice non c'è correlazione, perché era non oltre, mi pare, il 18%. Sì, quindi col 18% lui dice non c'è correlazione. Qui abbiamo il 6%, però continuiamo a sentire in questo periodo ancora c'erano gli editoriali sui giornali, articoli che davano per scontato che la correlazione ci fosse. Oh, poi che succede? Colpo di scena, Nardone un paio di giorni dopo non smentisce, perché io scrivo la smentita, ma comunque su altri giornali dice che quello che riporta Il Fatto non è corretto, perché non si sapeva, non ha detto se si trattava o meno di piante sintomatiche, cioè non si distingueva se erano sintomatiche o no, e quindi questo sarebbe ancora più grave se fosse così, perché allora questo monitoraggio a cosa serve se non registriamo neanche se la pianta è sintomatica o sana? Ma che cosa stiamo valutando? Domanda. Comunque la smentita di Nardone non è una smentita, perché se il giornalista ha inventato di sana pianta o ha sbagliato o ha capito male, viene fatta sullo stesso giornale, non su altri giornali. Quindi non capisco cosa sia successo per portare appunto Nardone a dire che non si sapeva più se queste piante fossero meno malate. Comunque io ho la mail, ho chiesto almeno non so quante volte per essere sicura, perché appunto era un tema molto molto caldo, quindi bisognava essere scrupolosi, e come vedete qui la metto in grande. Lui, io chiedo nel caso delle 1500 piante se si trattava o meno di tutte piante sintomatiche, e lui risponde di sì. Quindi perché poi il giorno dopo scrive sui giornali, Il Foglio, non mi ricordo, il Corriere locale, che non aveva detto questo? Non lo so. Va bene, poi nell'inchiesta sempre di agosto che avete visto prima, io analizzo un po' il progetto pilota di EFSA,
Eppure qua ne escono di tutti i colori rispetto agli inoculi che vengono fatti in laboratorio alle piante col batterio Xylella. Cioè, dopo 14 mesi dall'iniezione di Xylella, su 35 ulivi ancora vivi, il 38% ha sviluppato i sintomi, quindi non sappiamo, è buona o non è buona questa correlazione? In teoria non lo era in quel momento, 38% dice non dice per il discorso che abbiamo fatto prima. Ci sono dati che non vengono quasi commentati, cioè per il leccino c'è il 30% e poi viene concluso che quindi è probabilmente resistente al batterio, ma boh. Per la curatina invece che non presenta sintomi, quella proprio non conta, si vede che non è importante sta curatina, perché nelle conclusioni dello studio il fatto che la curatina non sviluppi sintomi, no, proprio quello è un argomento che non frega niente a nessuno. Benissimo. Quindi tante contraddizioni, io non sto appunto, cerco di mettere in luce delle contraddizioni che ancora non ho potuto chiarire in qualche misura. Comunque, fino in quel momento, quando venivano fatte le affermazioni da parte di scienziati, da parte dell'Accademia dei Lincei, eccetera, specialmente sulla correlazione, gli studi non avevano, questo studio dell'EFSA non era stato pubblicato. Quando la correlazione, perché è importante, quando non abbiamo chiarezza sulla correlazione, come dicevo prima, è molto probabile che possa trattarsi di una concausa, quindi come raccomanda la Società Americana di Fitopatologia, dice che quando si fa ricerca su una malattia delle piante, che tra l'altro non si conosce, quindi non si capisce da cosa possa essere causata, la cosa fondamentale è studiare tutte le possibili concause. Qualcosa è stato pubblicato all'inizio sulla presenza di funghi, lepidotteri che scavavano nei tronchi, eccetera. Poi questo filone della ricerca che è fondamentale è stato, credo, abbandonato. Io non, cioè, questa isteria Xylella, ma tutto il resto non viene. Sì, probabilmente adesso sì, però allora non si riusciva a capire perché non si potesse, per esempio, campionare il suolo, vedere. Cioè, insomma, questo è come si fa, poi non lo so, adesso lo staranno facendo, ma. Sì, ma questo può essere corretto, perché la scienza non arriva, la scienza ha i tempi propri, non, purtroppo non può dare le risposte nel momento in cui servono, non sempre, anzi spesso neanche riesce in tanti anni, quindi non è una colpa questa. La cosa che diventa irrazionale è quando non si veicola questo messaggio alla popolazione, cioè tu devi dire guardate, noi scientificamente abbiamo visto questo, più di questo non siamo in grado ancora di capire e questo è legittimo. Ma perché continuare a dire Xylella, 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 la correlazione c'è, come diceva Purcell prima, quando non c'è la pubblicazione? Allora, la popolazione, io ho molta fiducia nell'essere umano sempre, credo che chiunque venga correttamente informato dagli scienziati, gli si spieghi che la scienza non sempre riesce a dare le risposte che in quel momento servono, però dice la verità e la gente si fida oltretutto, perché se tu gli passi delle informazioni che poi non sono scientificamente supportate, questo crea solo diffidenza e non si arriva a una soluzione, diciamo, condivisa, no? Che è quello che dovrebbe accadere in democrazia. Sì. Sono arrivata alla fine, comunque adesso c'è questa pubblicazione finalmente sui postulati che è apparsa almeno su una rivista internazionale, me ne sto ancora occupando, quindi non voglio, diciamo, esprimermi in questa sede, però mi pare di aver capito leggendola che di nuovo la correlazione non si sa dove va a finire, perché io leggo che ci sono 58 piante sintomatiche su cui hanno trovato Xylella, quindi correlazione al 100% sembrerebbe indicare. Il problema è di tutte quelle altre 150.000 che stanno nel monitoraggio della regione, quelle lo scienziato le vuole spiegare o no? Perché non è che le possiamo scansare e dire vabbè, quelle non ci frega niente, non le guardiamo più perché ce l'ha chiesto l'Europa, non è un monitoraggio fatto per la scienza. No, questo non può funzionare. Però ripeto, io adesso non voglio assolutamente esprimermi, comunque questo è quello che succedeva allora. Nel frattempo che avete visto quello che ho fatto vedere di queste inchieste, uscivano continuamente articoli di tutti i tipi, in Italia Paolo Mielli, la senatrice Elena Cattaneo, poi è arrivato l'eco su Nature, su Washington Post e quant'altro, dove si continuava da un lato a dire che era l'Italia, poi c'è questo piacere nell'autodenigrazione che non si capisce il motivo,
che è un paese che odia la scienza perché in qualche misura stava indagando degli scienziati che stavano facendo il loro lavoro. Nessuno lo nega, ma la procura, che può sbagliare, nessuno dice che la procura qui sia esente da... tutti possono sbagliare e ne risponderà eventualmente, ma la procura, se c'è notizia, diciamo, di presunto reato, deve indagare, non è? Oppure vogliamo dire, come è già accaduto in altre vicende in passato, vogliamo sdoganare il fatto che se si è ricercatore non si deve essere indagati? Perché allora diciamolo, rivediamo il codice penale e, voglio dire, questa è un'ipotesi, però fino a che cosa ha sbagliato la procura? Lo sapremo, probabilmente se ha sbagliato, ma non doveva, che cosa doveva fare? Non doveva indagare? Perché questo sembra sostenere questi editoriali. Dall'altro lato questi stranieri in qualche modo danno per scontato, ecco, io le chiamo parole in libertà, perché anche qui sugli articoli, questo è via il mail addirittura, un editoriale apparso su Science Magazine, a firma di Almeida, dove lui dice che il risultato dello studio EFSA sulle piantine, quelle piccole, indica che la misura di contenimento più efficace in Puglia potrebbe essere quella di estirpare solo le piante sane intorno a quelle malate. Adesso, giusto o sbagliato che sia, no, io non discuto la sua idea assolutamente. Io dico che, avendo letto lo studio EFSA, il risultato sulle piantine si riferiva a una piantina, una. E io l'ho chiesto ad Almeida, e non so adesso dove è finita la slide dove c'era la sua affermazione sull'inchiesta del fatto, di nuovo lui dice, beh, i dati per ora sono solo questi, poi vedremo, ma quale misura può essere presa su una piantina statisticamente parlando? Non ho capito, cioè, oppure spiegalo, perché se no... E poi anche lui, dentro l'articolo di Science, che cosa dice? La sfiducia in Italia, la sfiducia nella scienza è tipica, perché lo sappiamo che gli italiani sono tutti contro la scienza e quindi ci sono queste teorie complottiste che stanno rendendo il dibattito difficile. Io anche questa è una frase che io non accetto su un giornale come Science, perché o tu ti fai degli esempi specifici, mi dici perché stai dicendo così male di un'intera nazione? E quali sono queste teorie complottiste specificamente? Oppure non ci si può esprimere così su Science, per quanto mi riguarda. E vabbè, possiamo chiudere qui la stessa cosa nel 2017, Nature, un articolo di Alison Abbott, di nuovo scrive: i ricercatori hanno stabilito che la malattia dell'olivo è causata dalla xylella. Ovviamente la pubblicazione non c'è, ma che ce ne frega, tanto ormai siamo abituati. Allora, questo modo di fare, qui è Science, un altro articolo che dice più o meno le stesse cose, e poi Washington Post. Ora, se gli scienziati cominciano a dire che un fatto scientifico è dimostrato quando ancora non esiste uno straccio di prova, non c'è solo il problema del Salento, ma io credo che si possa tranquillamente pensare di finire così. Puoi girare l'ultima pagina, ecco, questo è quello che succede, cioè si ritorna alla caverna, perché se salta il metodo scientifico, almeno i mattoni di base e gli scienziati stanno sdoganando questo, io credo che ci sia molto più in gioco che non solo la questione salentina. Grazie. Allora, passiamo subito il microfono a Michele Peragine per sentire le sue considerazioni. Prego, Michele. Sì. Buonasera a tutti. Premetto che, anche se in locandina è scritto Michele Peragine, giornalista Rai, cosa che corrisponde a vero, però il mio intervento è più come presidente dell'Associazione dei giornalisti dell'agroalimentare. Quando Crocifisso mi ha invitato a questo incontro, io subito ho detto sì, perché io intanto volevo ascoltare e poi volevo rappresentare anche il mio punto di vista, anche se il punto di vista, come ci ricordava Luigi Russo, è sempre un fatto molto personale, quindi non ha basi scientifiche, non è la verità in assoluto, è un punto di vista. Media scienza e xylella, quale verità? Io mi auguro che già dal prossimo anno quel punto interrogativo possa scomparire e al posto di questa quale verità ci mettiamo, ecco la verità.
Questo è un auspicio, non sappiamo se funzionerà, non sappiamo se sarà così. Diciamo che possiamo augurarci che questo accada quanto prima. Faccio una premessa. Nel suo intervento introduttivo, Crocifisso diceva tutto il mondo dell'informazione, l'informazione è quella convenzionale, i blog, rete, i social. Io da giornalista posso parlare solo delle cose di cui mi occupo. Questo utilizzo dei social in maniera così incontrollata, dove intervengono tutti, previsto dalla Costituzione, ognuno ha il diritto di rappresentare il proprio parere, però io voglio rimanere al mio ambito, è quello dell'informazione più convenzionale, che è quella dei giornalisti iscritti all'ordine e delle testate giornalistiche che sono regolarmente registrate presso i tribunali. E l'argomento è un argomento vecchio, io stesso me ne sono occupato in maniera molto più volte, ripetutamente. Conosco Luigi Russo perché l'ho visto più volte ospite dei nostri TG, ma anche su altre emittenti, così come ho avuto modo di leggere il suo pensiero su diverse testate. Che cosa accade a questo proposito? Diceva la Laura, c'è confusione. No? Allora, se c'è la confusione, ce l'hanno gli scienziati. Possibile che poi alla fine debbano avere delle risposte certe i giornalisti? Sicuramente no. Peraltro esiste anche un dato. Laura si è presentata giornalista scientifico, apro giusto una parentesi e poi la chiudo subito. È un po' come la società moderna non prevede più il giornalismo, ma prevede i giornalismi. Il solo fatto che Laura è una giornalista scientifica le dà un'attribuzione frutto di un interesse personale e professionale per alcune tematiche che non tutti hanno. La gran parte dei giornalisti sono giornalisti che noi definiamo o ci definiamo tra virgolette generalisti, parliamo di tutto e ci occupiamo di tutto. È chiaro che il lavoro di un giornalismo d'inchiesta, che è molto importante, molto avvertito dalle esigenze delle comunità, merita però un approfondimento, uno studio, uno si deve applicare e fa sempre solo quello. Allora, che significa? Che non è che sono i giornalisti che sono non sono bravi. Esiste un'organizzazione del giornalismo che forse dovrebbe favorire la specializzazione e quindi non si può fare mettere tutto in un calderone. Cioè, laddove si dice media, là ci sta tutto. Ci sta la carta stampata, ci sta il giornalismo online, c'è il giornalismo radiofonico, c'è il giornalismo televisivo, dove ogni specifico strumento necessita di un linguaggio apposito, necessita di un interesse apposito. Vedo molti uomini, immagino siate appassionati di calcio, se ricordate le telecronache che si facevano 20 anni fa, 30 anni fa, ci stava uno solo che raccontava la partita. Adesso invece ogni telecronaca c'ha il giornalista speaker o comunque il giornalista che commenta la partita, c'ha sempre vicino un ex giocatore, un tecnico, un calciatore, c'ha sempre qualcuno che gli dà un'impronta più tecnica, perché con tutta l'esperienza che uno può maturare, fosse anche Niccolò Carosio, per tornare a quelli che proprio con i capelli bianchi come me o a quelli più giovani, non si può sviluppare. Quindi esiste, ma non soltanto per la xylella, questo discorso lo possiamo applicare a tutto. Cioè, se parliamo di inquinamento, se parliamo di quello che vi pare, c'è bisogno sempre di una categoria di giornalisti che deve essere sempre più orientata. D'altronde non vi sfuggirà che una volta c'era, parlo sempre rivolgendomi ai miei coetanei, e ci stava un solo canale, poi sono diventati due, poi sono diventati tre. La televisione di oggi, o per non dire tutto quello che internet ci passa, prevede canali tematici ed è chiaro che sarà impegnato su un canale tematico di sport, uno che segue prevalentemente lo sport e che si occuperà di scienza, uno che è scienza. Il caso più emblematico è Piero Angela, era un giornalista generalista, alla fine è diventato il simbolo, l'esempio del giornalismo specializzato, di un giornalismo scientifico. Quindi questa premessa per dire cosa? Che la stampa, i miei colleghi,
ai quali va tutto il mio rispetto, fa quello che può. I miei colleghi fanno quello che possono. Certo, non si fermano a raccogliere, Luigi, perdona, ma non è una cosa riferita a te. Tu hai illustrato un tuo pensiero che io rispetto, avrai le tue fonti, avrai le tue ragioni per sostenere sta cosa, però hai raccontato un punto di vista. Un giornalista non può raccontare punti di vista. E un giornalista, se deve scrivere qualcosa, deve dire c'è correlazione, non c'è correlazione. Non può dire mi par di capire. Una volta, ma giusto per strapparvi un piccolo sorriso, un giovane apprendista giornalista si presentò al giornale e disse: ah, ma c'ho una notizia qua, là. Disse: ma sei sicuro? Sì. Esce questa notizia, una piccola diffamazione, niente di... Comunque, esce questa cosa sul giornale, a parte che è partita la querela, a parte che sono intervenuti gli organi di disciplina, su cui poi ritorno, lo sfregarono pure di mazzate. A che? No? Lui cercava solidarietà dal direttore e dal corpo redazionale. Ma scusa, ma tu sta cosa? No, l'avevo sentita al bar. Allora, un giornalista racconta non quello che può essere, quello che ha raccolto, no? stando passeggiando a Calatone, andando a Porto Cesareo. Uno deve dire la verità, piuttosto può non dire niente, piuttosto che dare un'informazione sbagliata. Perché poi nella frenesia di essere sempre di arrivare prima degli altri, si parte, no, già col treno in movimento, e spesso si finisce per cadere sui binari e rimanere lì. Quindi il giornalista raccoglie le notizie. Per quanto mi riguarda, i miei colleghi della televisione, delle altre emittenti, della carta stampata, non mi pare ci siano mai state censure. Penso abbiano fatto un lavoro egregio e che facciano un lavoro egregio. Danno spazio a tutti, raccolgono tutte gli input che arrivano e cercano di dare l'informazione per quello che possono. Poi è chiaro, io non faccio difese corporative. Sono... Dopodiché, stavo dicendo, poi esistono un po' come tutte le categorie, giornalisti più bravi, giornalisti meno bravi, ma questo poi alla fine uno, proprio avendo la possibilità di poter giudicare il lavoro che viene esplicitato, si riconosce, no, nella qualità o nella non qualità di quell'informazione, continua a seguire quel giornalista o non lo segue, continua a comprare quel giornale o a non comprarlo, continua a guardare quel canale o a non guardarlo. Tutto qua, tutto molto, è molto semplice. Se poi si vogliono scaricare sui giornalisti altre responsabilità, non è questo una responsabilità mia, né posso io rispondere a questa cosa. Rimane il fatto che, e lo ripeto, non ci sono mai stati tentativi di censura, non ci sono mai state notizie negate. Se poi uno parla per punti di vista, allora qua siamo 100 persone che hanno 100 punti di vista. Resta il fatto che l'informazione è ancora di più condizionata negativamente dal fatto che l'intera materia è caratterizzata dalla confusione. E allora voi immaginatevi una casa piena di mobili che stanno appesi al soffitto, con i lampadari invece che stanno per terra, e poi cercare di rimettere ordine. È una cosa che non riesce a nessuno. Quindi seguiamo quello che fa. Io seguo Laura, mi piace quando scrive e porta ragioni, ci sono occasioni che mi fanno riflettere e questo sicuramente aiuta anche me a meglio capire la materia, considerato che io sono un giornalista generalista. No, quindi avendo questo quadro nella testa penso sia tutto più chiaro. Dopodiché, siccome ho sentito, non ho capito bene, ma mi fermerò altri 10 minuti, sono disposto a sentire, poi me ne devo andare perché devo fare 2 ore. Ma è un invito a quello che mi ha fatto Crocifisso, che io ho accettato con
non dico con entusiasmo, ma ci sono voluto venire. Peraltro mi sono portato con me il segretario della task force della commissione per la xylella, il dottor Gianluigi Cesari, quindi tutto sommato siamo stati in buona compagnia e le 2 ore di viaggio ci sono sembrate una testa. Grazie Michele. Io rispetto il parere che ha espresso adesso Michele Peraggio, ci mancherebbe altro. Però da cittadino, da lettore, da attento osservatore di questa faccenda, da attivista che da 4 anni segue nello specifico il caso Xylella Disseccamenti, ti dico che ci sono stati diversi episodi di censura, non dico su quali quotidiani, ma ci sono stati diversi episodi di censura, ci sono state alcune volte che stranamente qualcuno è riuscito a pubblicare su qualche giornale locale e subito dopo c'era stranamente la risposta che smentiva. Sono tecniche che abbiamo notato, no? Mentre per altri si lascia carta bianca, possono dire tutto quello che vogliono e di fianco non c'è l'articolo che contraddice in tempo reale quell'affermazione, quando qualcuno di noi è riuscito a scrivere su alcuni giornali locali, guarda caso di fianco c'era l'articolo che smentiva in tempo reale. Cioè sono delle tecniche, come pure l'ultima, e poi passo subito la parola a Pino Ciociola, come pure l'ultima che ho notato io personalmente, la storia, ricordate quando si faceva pressione su molti giornali a caratteri pubblicitari per diversi giorni sulla fantomatica procedura di infrazione che si stava aprendo perché l'Italia non stava rispettando le decisioni della Commissione Europea per fermare l'avanzata dei batteri? Cioè era un'ipotesi, era l'anticamera della procedura di infrazione. E titoloni per diversi giorni, l'altro ieri l'Italia è stata condannata, a parte che l'Italia ha avuto il record europeo di procedure di infrazione aperte, circa 90, e nessuno se ne è mai fregato di questa cosa, e 2 giorni fa l'Italia è stata condannata nuovamente dalla Corte di Giustizia Europea per pagare, perché ha pagato lo sforamento delle quote latte agli allevatori, li abbiamo pagati con i soldi pubblici, tra l'altro con i soldi dei FAS destinati al sud, va bene, e la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per recuperare questi soldi sui giornali che pure per molto tempo hanno battuto sulla procedura di infrazione per la mancata rispetto della decisione della Commissione Europea, neanche una parola. Quindi mi chiedo perché? Perché? Io non posso ovviamente rispondere a questa domanda, dico soltanto una cosa: laddove ci sono delle violazioni deontologiche, esistono negli organi del nostro ordinamento, esistono delle commissioni che valutano il lavoro fatto dai giornalisti, se ci sono delle implicazioni di carattere penale ci sta sempre la procura a disposizione, dove possono andare tutti, anche i giornalisti o anche quelli che hanno ragione di prendersela con i giornalisti. Quanto al fatto che una notizia è stata data e poi a distanza di tempo, piccolo, breve, bisogna essere in questo caso direttori, perché sono i direttori quelli che decidono le linee editoriali e decidono quelli che sono gli argomenti da trattare in una maniera anziché un'altra. Arriva un direttore e dice: il mio interesse è per l'agricoltura, quindi tutto quello che sarà agricoltura è una cosa che mi interessa. Poi magari cambia il direttore perché è andato in una testata più prestigiosa o più semplicemente è finito in pensione o addirittura è morto. Arriva un altro direttore che non è tenuto a tenere la stessa linea editoriale. Quindi dobbiamo anche tener conto di queste implicazioni. Ripeto, non faccio difese d'ufficio di nessuno perché proprio non sono... Non è una figura che non mi appartiene. Ho cercato soltanto di darvi umilmente qualche elemento in più per capire come funziona il nostro lavoro. Grazie. Ho chiesto un minuto a Pino proprio perché spero che non vada via Michele Peragine, perché ha fatto un intervento molto interessante e mi piacerebbe tornarci su questo aspetto. Io ho un difetto, effettivamente. Ho un difetto, il fatto che sono un giornalista, sono iscritto all'ordine dei giornalisti, tento di rispettare quelle che sono le regole, però sono uno che si è laureato in scienze statistiche e quindi quando vedo, tra l'altro con una specializzazione in sociologia della comunicazione, io non vi ho fatto vedere prima un meccanismo comunicativo che è stato utilizzato in questa vicenda. Guardate un po' qua, lo vediamo un attimo velocemente perché è simpatico. Allora, ho parlato di mantra perché ci sono delle parole che vengono, delle frasi che sono state utilizzate, ne ho individuate 9, ma potrebbero essere un po' di più, che sono quelle cose che vengono utilizzate per convincere le persone. Quindi non si parla qui sui giornali, sto parlando Michele,
non si parla di ragionamenti scientifici, scoperte scientifiche, ma sono titoli, per esempio, dei giornali. Allora, la prima è questa frase qui, si chiama mantra numero uno, dovete rassegnarvi a un altro paesaggio. Racale 2014, questa è stata ripetuta mesi. Un'altra, bisogna abbattere gli ulivi, bisogna uccidere i vettori. No, penso che dobbiate sentire tante volte queste cose. Abbiamo visto con Laura che non c'erano dimostrazioni scientifiche, mai nessuno, Gianluigi, ha detto che abbattere gli ulivi si ferma il batterio. Anzi, probabilmente lo si propaga, dove è stato fatto, a Trepuzzi, l'abbattimento massiccio, il batterio si è diffuso ancora di più, però il mantra ripetuto era abbattere gli ulivi, uccidere i vettori. Esattamente. Terzo, un altro, ma la Unione Europea, quello che diceva Crocifisso, che lo chiede, altrimenti verrà attivata la procedura di infrazione. Anche questa è una cosa che la conoscono a memoria, titoli e titoli di giornali. Il numero 4, la Procura di Lecce è impreparata ad affrontare la questione Xylella, la sua è una vera e propria guerra alla scienza, l'ha detto Laura, una roba che si è ripetuta per 5-6 mesi. Cioè sono dei mantra ripetuti adeguatamente. Poi questa è interessante, il numero 5, i santoni calcio zolfo, i volontari a pagamento, i leoni da tastiera stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura salentina, sono loro i colpevoli della diffusione della xylella. Per ognuno di questi mantra, Michele, ti potrei portare 30 articoli, 40 articoli che purtroppo, essendo con una mentalità di tipo scientifico, io conservo tutti, perché Deurispes conserva tutte le pagine dei giornali, li tiene lì e poi li riporta. Ne faccio un altro veloce, la soluzione al problema della xylella sta nel leccino, che è una pianta resistente, e quindi via gli innesti su larga scala. Ma ne sentite più parlare di questo? No, non esiste più un mantra ripetuto per altri 6 mesi. Questa l'avete sentita sicuramente, sta sicca tutto, è una roba che è andata in giro continuamente, questa per 2 anni ce la sappiamo sopportata, no? E ancora oggi la vediamo. Un altro ancora, Emiliano dà troppa retta agli scienziati antichi e ai santoni, inutile perdere tempo con le cure, inutile perdere tempo con Scortichini, Xiloianni, Sperrino, la xylella non si cura, anche questo, no? È una roba che abbiamo sentito, dimmi se non è così, Gianluigi, credo che sia la verità. Mantra numero 9, la FS17 è la soluzione, quindi tutti impegnati a fare reimpianti. Ora, questi che sono le cose giusto, dici tu, hai giù, ragione tu Michele, sono nella testa dei direttori dei giornali. Sono queste le cose che purtroppo fanno i titoli e che quando vai a comprare un giornale vedi il titolo e poi non vedi altro. Qualche giorno dopo Rigopiano, mi è stata riportata dopo alcuni pezzi fatti sul terremoto, prima di Umbria e Molise nel 2002, poi anche quello dell'Aquila, e mi è stata riportata varie volte in Umbria, in Emilia Romagna, in Toscana, soprattutto in Campania per le indagini. Io in realtà mi occupo di mafie e rifiuti tossici, sono un inviato speciale, quindi faccio anche le grandi sfighe di questo paese. Tutti i terremoti dal 97 a oggi mi sono fatti tutti, le alluvioni e compagnia bene. Questa frase mi è stata riportata anche un annetto dopo che avevo cominciato a occuparmi della faccenda Xylella, e la frase è: ma questa è una Roma che veniva a rompere i coglioni qua. Ve la ripeto, questa è una Roma che veniva a rompere i coglioni qui. A me, devo dire, non turba minimamente, non c'ho alcun tipo di problema, anzi, quando me la riportano comincio a essere discretamente soddisfatto, nel senso che probabilmente sai, effettivamente rompendo i coglioni a chi non vuole. Mi occupo di mafie, le mafie adorano una cosa, adorano che i giornalisti stiano fuori dalle palle.
le telecamere, i taccuini, le luci. Annotate che in Puglia, Calabria e Sicilia quasi non si uccide più. Rimane qualche sacca campana, ma lì c'è una situazione diversa. Chiedetevi perché. Perché alle mafie non occorre uccidere. Le mafie comprano. E perché comprano? Perché evidentemente gli uomini sono in vendita. Facciamo un passo indietro rispetto a questo, perché questo viene da Roma a romperci i coglioni qui. Mi chiama il mio direttore qualche anno fa e mi dice: Pino, vai a dare un'occhiata giù alla faccenda della Xylella. Io vi confesso, non solo candidamente ma anche fieramente, che non ne sapevo quasi nulla. Avevo letto, credo, un paio di pezzi. Vi spiego perché fieramente. I giornalisti che fanno investigazione hanno il principale problema di chi fa investigazione è se stesso, e cioè ci si può follemente innamorare della propria teoria, il che significa che io andrò a indagare non cercando la verità e legittimandola coi fatti, ma andrò a indagare cercando quello che deve confermare la mia tesi, ed è un errore devastante. Questo problema io qui non l'ho avuto, perché non sapevo quasi nulla. Ero stato un paio di volte in Salento, non avevo amici, parenti, fidanzate, quello che te pare, e sapevo pochissimo. Arrivo e comincio a studiare, comincio a cercare di mettere le mani sulle carte, parli con le persone, fai alcune cose che non posso starti a dire, e a quel punto cerchi di capire. La sera te ne torni nel tuo albergo e studi, cazzo se studi, fino alle 2 di notte, e cominci a cercare, dopo un certo numero di giorni, di capire chi è un cialtrone, chi sta facendo il doppio gioco, chi ti vuole portare da un'altra parte, chi è onesto e pulito. Ok, questo mestiere si fa così, e non si fa da lontano. Quando io ero ragazzo e cominciavo, purtroppo molti anni fa, sto lavoro, mi fecero un gesto per insegnarmi, che io non ho mai dimenticato. Quando devi andare a raccontare qualcosa, ci devi andare tu e devi annusare, ok? La prima cosa che io feci venendo qui alcuni anni fa, e non lo sa nessuno, non è nulla di particolare, ma non lo sa, mi misi in macchina e girai per conto mio per guardare con i miei occhi gli ulivi, e dovevo farlo solo, perché come prima volta chiunque mi fosse portato dietro avrei rischiato comunque di andare dietro quello che voleva lui, e non funziona, non va bene. Quando io lavoro non ho idee, ce l'ho a cena con gli amici, ma è un altro paio di maniche. Laura è stata molto chiara in quello che ha detto, per cui è inutile ripetervelo. Alla fine metti insieme tutti i pezzi. È vero che la procura non è certo il Vangelo, ma è altrettanto vero che la procura fornisce una serie di dati che sono inoppugnabili. Quando io vengo a sapere che meno del 6% delle piante monitorate sono positive alla Xylella, ed erano mesi che mi sentivo ripetere epidemia, 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 dove cazzo sta? Dove? Dove sta l'epidemia? Dove? Spiegatemelo. Laura è più brava, è scientifica, io sono più terra terra, io sono da strada. L'altro ieri, tanto per capirci, l'altro ieri ero per la millesima volta da Amatrice, ok? Ieri pomeriggio, ve lo anticipo, non vi do i dettagli, ero a 150 km da qui, vi faccio vedere la mia macchina fuori, piena di fango. Io, Laura è venuta con me, ok? Prima che salisse le ho detto: là, te devo avvisare una cosa, la macchina fa schifo, te lo dico, sappilo. Perché io ieri ho girato 6-7 ore per discariche più o meno legali, dove è venuto fuori di tutto, a 150 km da qui, ma ci devo andare io? A me che le raccontino le cose non me ne può fregare meno. E allora perché poi prendiamo posizione neanche corretto? Cosa scriviamo? Scriviamo esattamente quello che si può provare. Io in questi anni in Salento ho scoperto molte altre cose. Potrei raccontarvi molte storielle che sono già uscite fuori e stanno uscendo fuori su quello che avete sotto il
sotto i piedi, come rifiuti tossici. Potrei raccontarti molte cose che stanno uscendo fuori, sui pesticidi, ok? Ma io non invento nulla. Terra dei Fuochi, che seguo da anni e anni e anni, io ho raccontato, e sono cose devastanti, forse il 30% di quello che so, perché l'altro 70% di cui ho certezza non si può provare, per cui non mi interessa. Questo è il vero passaggio. Non vi parlerò dei miei colleghi, perché io rispondo di quello che voi trovate in video con la mia faccia, o su carta, o su internet col mio nome, e a me quello preme, non quello che fanno gli altri. Peraltro in Salento succede un episodio, diciamo spiacevole, in realtà credo divertente, che alcuni colleghi, per un mio post su Facebook, volevano denunciarmi, mi fanno sapere che vogliono denunciarmi, mi telefona uno di loro: Pino, guarda, io sto cercando di mediare, dei media proprio un cazzo, diede denunciarmi, io non ho alcuna difficoltà, però se l'hai detto, lo fate, perché se io parlo, lo faccio. Naturalmente non arrivo a alcuna denuncia, e vi dico anche perché, perché veniva paragonata la Xylella alla Terra dei Fuochi. Io in Terra dei Fuochi ho giocato con bambini che sono morti, ok? Perché se una bambina muore a 18 mesi per un tumore che viene agli ultra 65enni giapponesi che vivono nelle vicinanze delle centrali nucleari, e il medico mi conferma che quella bambina è morta per rifiuti tossici, tu non paragoni la Xylella alla Terra dei Fuochi. Punto. No, non me lo vedo applaudi, fermi, non mi interessano gli applausi, mi interessa la realtà. Facciamo un altro passo, vi chiudo perché volevo tentare di stare negli 8 minuti, poi mi accalore e magari sforo. Toglietevi dalla testa, e ve lo dico questo da esperto di mafie, toglietevi dalla testa la menata su la lupara, la coppola. Le mafie sono diventate un'altra roba, non lo dico io. Io vi posso pure raccontare fregnacce. Andatevi, la lettura non è proverman, non lo leggete di sera e vi addormentate, ma vi basta leggere, non vi dico le ultime 7-8, l'ultima relazione della Direzione Nazionale Antimafia presentata in Parlamento a giugno scorso, quindi sono 7-8 mesi. A parte la storiella sui colletti bianchi, che credo la conosciate tutti, no? Ma la DNA ci racconta esplicitamente, nero su bianco, le mafie sono nella magistratura, nei ruoli pubblici, nella politica, tra i giornalisti, ok? La mafia è diventata un'altra cosa. E vi lascio, perché poi c'è la tentazione, quando si è vittime di soprusi, di reagire uscendo dalla legalità. Allora, io non sono mai uscito e non uscirò mai dalla legalità, bastasse anche solo un motivo. Io, come le merde, non diventerò mai. Possono anche vincere loro, ma io userò le mie armi, che saranno sempre nella legalità. Falcone e Borsellino erano molto amici, più di quanto mediamente si sappia. E un giorno Borsellino dice a Falcone, dice: Giovanni, ho pensato al discorso da fare in chiesa per il tuo funerale. Borsellino era quello un po' più giocoso, Falcone era quello un po' più serioso. Falcone lo guarda e dice: pa, com'è il suo discorso? Borsellino gli si mette davanti e gli fa: io ho conosciuto tantissime teste di minchia nella mia vita, certe teste di minchia che vogliono sciogliere i ghiacciai con una scatola di fiammiferi, certe altre teste di minchia che vogliono svuotare il Mediterraneo col secchiello, ma qui, in quella bara che avete davanti, costosissima, di Mogano Rosso, c'è la più grande testa di minchia di tutti, perché voleva sconfiggere le mafie con la legalità. Sì. Allora, penso che sia stato, a me è sembrato molto interessante tutto, e quindi è naturale che adesso possiamo aprire anche con confronto. Vi chiederei di fare degli interventi brevi. C'è Giovanni, c'è prima Sergio, veramente sempre Sergio per primo. Sergio, piazzi, accompagna.
necessario, non è necessario. No, no, non è necessario. Allora, io quello che non condivido, a parte l'intervento finale di Dino Giorgia, che ho condiviso veramente nel modo di esporre quello che ha esposto, oltre che al contenuto, io amo essere sempre molto netto, non amo le mezze misure, in niente veramente, sono nato estremista e rimango tale, morirò tale. Quindi i dubbi, le perplessità, le incertezze in questa vicenda sono semplicemente devastanti per la verità. Bisogna dire come stanno le cose nettamente, perché gli elementi per dirlo molto chiaramente ci sono. Lo dicono negli stessi dati forniti da quegli pseudoscienziati che hanno messo su questa montatura. Io ho definito sin dall'inizio, nel confronto che ho avuto con questi signori, parlo degli scienziati cosiddetti baresi, questo, il progetto, cioè il piano Silletti, l'ho detto anche in faccia a Silletti, sin da che non verrà provato scientificamente in modo serio che c'è un nesso eziopatogenetico tra la presenza del batterio e il disseccamento degli ulivi, questo piano, intanto chi l'ha progettato, chi l'ha messo per esteso, chi lo sta realizzando è un piano criminale, e criminali sono tutti coloro che lo sostengono. Non mi hanno mai denunciato, li ho chiamati criminali in pieno viso, non l'hanno fatto, perché era e rimane un piano criminale. Adesso è stato sospeso eccetera, però si parla ancora di taglio degli ulivi e non c'è uno straccio di prova scientifica a sostegno di questa tesi, e la spacciano per verità scientifica. Qui seriamente in pericolo è la democrazia e la cultura e la stessa vita di un intero popolo, se non proprio di un'intera epoca di fatto. E siamo di fronte ad una dittatura, chiaro, la dittatura della scienza, l'epistemocrazia. Questi intendono chiudere la bocca a un intero popolo servendosi di quello strumento che sarebbe la loro conoscenza, che è poi pseudoconoscenza, al servizio di interessi sudici, sporchi, di un'elite economica, perché questo è stato il piano Silletti, la tesi della Xylella, eccetera. Per quanto riguarda, non rispondo neanche, anche perché se n'è andato Michele Peraggi, è stato semplicemente il suo intervento una vergognosissima difesa di uffici di una classe che non va assolutamente difesa, perché non merita alcuna difesa, tranne pochi soggetti. Grazie. Giovanni, di Forum Ambiente e Salute. Che voglio discutere poco con Laura Margottini. Allora, io partirei dal fatto che non dobbiamo, come dicevo tempo fa a Luigi, solo lamentarci, ma dobbiamo agire. Allora, qual è il problema? Se alla stampa nazionale e internazionale arrivano, come dire, notizie provenienti da autorità scientifiche ufficiali filoxilelliste, ma non arriva uno straccio di presa di posizione da parte di accademici, diciamo, problematici, non dico antixilellisti, allora la stampa cosa deve pubblicare? Allora, il problema è questo, perché, diciamo, la comunità scientifica nazionale e internazionale è stata finora in silenzio rispetto ai dubbi che tu hai sollevato, che noi solleviamo dal 2013 e io pure dal 2011, perché purtroppo vivo nella terra del disseccamento, del focolaio, e i contadini me ne parlavano già dal 2011 di cosa stava avvenendo e di come nessuno si interessava. E questo è stato poi l'oggetto del primo esposto che abbiamo presentato in procura con testimoni e con dichiarazioni. C'è pure Insomani qui in sala, che ha dichiarato lui stesso onestamente e nettamente, come dire, l'inerzia delle autorità scientifiche regionali. E quindi il problema è questo: gli scienziati, la comunità scientifica è tutta collusa con i baresi, oppure sono tutti convinti che la causa sia solo la Xylella?
Delle due l'una. Allora, se sono collusi, capiamo perché non intervengono a prendere posizione. L'alternativa è che sono tutti convinti che la causa sia la xylella e quindi non tacciano e, come dire, sono concordi con i baresi. Non so. Io ovviamente oltre queste due posizioni chiaramente credo che ce ne sia anche un'altra, perché la comunità scientifica comunque al di là dovrebbe porsi il problema che è stato sollevato del pluralismo della ricerca, e invece c'è monopolio, c'è stato, c'è e continua ad esserci monopolio. L'ultima inchiesta, o meglio l'ultimo studio che tu hai citato, a parte che inizia con una cavolata enorme, non so se te ne sei resa accorta, te ne sei accorta, cioè inizia dicendo nel primo decennio del XX secolo, in provincia di Lecce, mentre sarebbe 1900-1910, un lapsus freudiano, perché in quei primi 10 anni c'è stata l'altra epidemia di disseccamento, se tu non sai poi ti manderò qualcosa, su cui occorrerebbe approfondire e indagare. Comunque quella ricerca ovviamente è scritta soltanto e di nuovo dai baresi, quindi il problema, per non farla lunga, è il pluralismo della ricerca di fronte a una situazione così devastante, così inedita, così inusuale, pure per lo stesso Purcell, tra parentesi lui sul Foglio disse che potrebbe essere arrivata pure 3 secoli fa, Foglio 2015, quindi lui è, come dire, è stato intellettualmente problematico, aperto, a fasi alterne magari, però ha detto pure questo, lo puoi riscontrare sul Foglio. Quindi problema del pluralismo della ricerca, cioè noi dovremmo, come dire, costringere le autorità pugliesi nazionali e internazionali a mobilitare con protocolli, con strategie differenziate le diverse istituzioni scientifiche internazionali che non devono passare da Bari, invece il monopolio invece devono passare da Bari, perché altrimenti non possono manovrare il battello, appunto dovrebbero cambiare, sì, però noi dovremmo quantomeno costringere a prendere posizione. Seconda cosa, dobbiamo ovviamente sollecitare la pluridirezionalità che è stata evidenziata della ricerca. Allora su queste due cose la comunità scientifica, indipendentemente se è tutta convinta che sia xylella oppure no, oppure è collusa, comunque ci sarà una comunità scientifica onesta intellettualmente che vuol dire pluralismo e pluridirezionalità sono state finora ignorate e calpestate. Noi abbiamo proposto un appello che purtroppo non ha avuto, abbiamo cercato di contattarti, poi dirà qualcun altro, per avere il tuo sostegno, un appello in questa direzione. Purtroppo abbiamo avuto finora solo 3 firme, Perrino, Tarsitano, docente di Bari, e poi un altro film autorevole, l'ex presidente dell'acquedotto pugliese. Quindi per chiudere, perché chiaramente ci sono tanti altri interventi, ripeto, la stampa, diciamo, ha dalla sua parte anche una certa autogiustificazione o giustificazione. La stampa dice: a noi arrivano queste affermazioni delle autorità scientifiche, se arriva la mia, se arriva quella del comitato ICSI, per quanto sia legittima, ma se arriva anche la tua, che ce ne facciamo? Perché le altre autorità scientifiche non intervengono? Lo stesso Silos Labini, con cui ho avuto uno scambio di mail abbastanza, quando gli ho detto puoi firmare questo appello, non mi ha risposto più, non so, lo dico, gli stessi 5 Stelle, non so se in sala ce n'è qualcuno, quando ho detto mobilitiamo voi con i parlamentari europei, nazionali, regionali, associazioni, istituti, affinché chiedano, sollecitano, pretendano il pluralismo e la pluridirezionalità,
mobilitando appunto chi possono mobilitare, sono stati in silenzio. Allora cosa pretendiamo dai giornali locali? Se anche, come dire, non c'è nessuna mobilitazione politica, se siamo un popolo di ignavi, se siamo un popolo, come dire, che non sa mobilitarsi, indignarsi, se la comunità scientifica è allo stesso livello, anche perché noi non siamo stati in grado di mobilitarla. Grazie Giovanni. Roberto Polo, un attimo, sì, facciamo parlare Roberto Polo, però Giovanni voglio dire una cosa, tu sai benissimo, siamo 4 anni che parliamo. Michele Peraggine è andato via, parlava di linee editoriali che possono privilegiare un tipo di notizia rispetto ad un'altra. Tu sai benissimo che a proposito del discorso della procedura di infrazione, la linea editoriale di quel giornale e l'editore e il direttore è sempre lo stesso, non è cambiato, però alcune notizie sono state messe in risalto e altre no. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, ho seguito attentamente tutto il convegno e ritengo che effettivamente è un discorso su cui bisogna riflettere, però questa battaglia sull'opinione di scienza sì e scienza no, di giornali o di diatribe di origine, voglio dire, interpretativa o di chi gestisce il potere, se sono finalizzate solo a fare chiarezza su questo, secondo me rimangono molto povere, perché l'attore principale di tutta questa storia è l'operatore agricolo, che in tutta questa storia sta subendo in silenzio, ha problemi economici e finanziari e risoluzioni reali fino adesso sono poche persone che stanno cercando di risolvere. A me interessa poco che ci sono questi giochi internazionali, a me interessa che la gente che vive il Salento, nelle condizioni per cui è arrivata, chiediamoci come mai è arrivata in questa situazione. Io che sto facendo del lavoro per cercare di recuperare gli alberi, mi sono ostinato a non volerli fare morire, abbiamo fatto le analisi dei terreni. Signori miei, qui abbiamo terreni che hanno lo 0,2% di sostanza organica, il deserto è l'1%. Io mi chiedo come fanno ancora a esistere gli alberi e qui ci scagniamo se è colpa della xylella o meno. Abbiamo un terreno che è ricco di pesticidi, che è povero di sostanza organica e fino adesso tutto questo non è stato messo in considerazione da parte di nessuno. Dove stavamo prima? Non abbiamo visto queste cose? Abbiamo campato soltanto di tranquillità perché tutto andava bene. Il prezzo dell'olio, dove è arrivato? Sta sottoterra. Come si fa a gestire un ettaro di oliveto con la remunerazione di 1,50 euro al chilo di olio? Non è possibile, non è possibile proprio. E sta lotta per andare verso l'innovazione presunta, perché non servirà a niente, comunque non possiamo fare l'intensivo perché non abbiamo le pietre, per fortuna. E per queste pietre vengono i turisti, e che vogliamo? Spiantellare via? Oggi bisogna preoccuparsi del territorio, bisogna preoccuparsi di dare reddito all'agricoltura. E l'agricoltura è l'operatore agricolo quello che fa manutenzione al territorio, oppure lo può distruggere. Quindi oggi dobbiamo fare uno sforzo e un'analisi, non andare dietro a queste becche che sono pure importanti, ma quello di preoccuparsi che c'è gente che alla giornata oggi ha difficoltà di portare a casa qualche soldo. Allora, siccome è importante fare tutto questo discorso che abbiamo fatto, va bene, però cominciamo a preoccuparci anche di dare segnali e di dare eventualmente qualche speranza alla gente che chiede cosa fare. Oggi nessuno è in grado di dire cosa fare e quelli che lo fanno, voglio dire, sono in pochi. Diciamo come è stato fatto, ma questo non risolve il problema. Noi oggi non abbiamo più la possibilità di andare avanti con questo sistema che ha portato a questa catastrofe. La xylella, il codiro o come caspita si chiama, sta creando disseccamenti. Vuol dire che la gestione del territorio, la gestione agronomica è sbagliata. Quindi bisogna girare pagina, bisogna spiegare alle persone che quello che hanno fatto fino adesso non va bene, bisogna cambiare l'agricoltura, bisogna fertilizzare con la sostanza organica, bisogna finire di usare pesticidi e bisogna dare reddito ai contadini. Noi abbiamo fatto un'associazione che si chiama Sano e Salvo, che
ha due scopi: uno di salvare gli ulivi e l'altro di salvare le persone che consumano il prodotto degli ulivi. Perché dobbiamo finirla di fare olio fetecchia, dobbiamo fare olio qualità, olio che nutre. Se c'è l'olio che nutre, il prezzo è remunerativo. Ai nostri contadini lo paghiamo 10 euro al litro. L'olio raccolto dagli alberi e senza pesticidi. Le persone lo pagano di più perché vogliamo sostenere chi lavora in campagna, perché l'obiettivo principale è sostenere le persone che lavorano, perché oggi non è da tutti lavorare in campagna, anzi è diventato un modo negativo e tutti scappano via. L'agricoltura rimane l'unico futuro, secondo me, per la gente. E senza di quella è che però bisogna adeguarla e attrezzarla in modo che migliora l'ambiente e migliora anche la salute delle persone. Se no, signori miei, facciamo tante chiacchiere e alla fine bisogna mettere in moto anche la praticità e la sostanza. Grazie. Grazie Roberto. Allora, scusate, il 7 febbraio a Martano, nella sala convegni di Martano, ci sarà Sergio Latouche, il teorico della ricrescita felice, a tenere un incontro, una relazione. E il tema è appunto la decrescita felice, il paesaggio, comunque l'agricoltura, l'economia, è estremamente interessante ed è attuale. Volevo poi dire una cosa che mi è sfuggita: gli ulivi che erano secchi stanno rigermogliando, la natura sta smentendo i falsi scienziati. Grazie. Stanno rigermogliando. Non so se devi intervenire o era... Vieni, dai. Mantra. Lei identificava il primo mantra che era l'obiettivo di cambiare l'agricoltura, diciamo si chiudeva il cerchio con l'ultimo che è della favola F617. Quello che non si capisce è perché la F617 è industriale, questo non viene spiegato, in che modo rappresenta un cambiamento così grosso del paesaggio. E la seconda domanda è un po' per la Roma, un po' per tutti. Io ho la sensazione, una cosa che manca da tutto questo dibattito, è quello che sta succedendo all'estero. In questo momento c'è la xylella in Corsica, c'è la xylella in Spagna. Cosa stanno facendo? La scienza spagnola che dice? E questo io non se ne sente parlare mai e secondo me è importante. Sì, rispetto alla FS17 non era questo l'argomento di oggi, è un tipo di prodotto che è fatto per una produzione di tipo industriale, non come questa che abbiamo qui da noi, che sono alberi diciamo secolari, quindi ha bisogno di acqua, ha bisogno di continue cure, quindi è un olio di qualità buona, non è un olio che fa schifo, ma è un olio di qualità buona, ma non è certamente confrontabile con l'olio della cellina di Nandò, diciamo che questa è la questione. Quindi È adatto per tutti, certamente. Scusami, io non ti conosco, prima volta che ti sento. Allora, possiamo anche verificare adesso, cioè, se tu su Google scrivi favolosa, intensivo, associazione di categoria. Intensivo? No, ma ci sono state diverse affermazioni fatte anche dall'associazione di categoria, da politici, non so, carta di Galatina di 2 anni fa, si parlò anche di travolge il sistema agricolo tradizionale, cioè ci sono diverse dichiarazioni, ma se tu mi chiedi adesso... Io volevo solo chiedere se c'è un equivalente, cioè se l'FS17 secondo voi cioè, è industriale, se è automatico... Io il prodotto FS17 non lo conosco tecnicamente, io mi baso su quello che leggo e che sento dire da diversi soggetti. Ma poi si dice che questo prova il mantra 2.1 che era cambiare la scienza. No, aspetta, tu vai a... facciamo una cosa, se vuoi ne parliamo dopo quando abbiamo finito, ti do tutti i libri in spagnolo
che sono stati fatti convegni in Spagna in questi ultimi dieci anni che propongono proprio per quanto riguarda la realtà del sud Italia, in particolare del Salento, una trasformazione in un'agricoltura di tipo industriale, super intensiva o intensiva, anche se qui super intensivo è impensabile. Però se vuoi ne parliamo dopo e ti rispondo alla seconda domanda, che cosa... Sì, così. Quello che succede, il paradosso è quello che succede in Italia, quello che succede all'estero. Allora, l'Unione Europea passa la xylella da EPO 1 a EPO 2, è un elenco diverso dove si dimostra, diciamo, però Croci aspetta che finisco di parlare, si dimostra che, ma secondo me lui lo conosce già quel documento, sì. dimostra che la xylella è diffusa in tutta Europa. Soltanto nel Salento abbiamo avuto una virulenza, un accanimento così forte che negli altri paesi non è stato assolutamente preso in considerazione. Hanno fatto delle attenzioni perché l'ipotesi, delle quali ha parlato molto Laura prima, ma che comunque del nesso di casualità xylella disseccamento non è mai stata dimostrata, anzi. Non ha detto una cosa Laura, forse non l'ho sentita io, le 200 e oltre mila piante analizzate dalla regione Puglia nella zona Cuscinetto, 200 e oltre, non sono piante sane, sono piante che contengono sintomi di malattia che in maniera banale qualcuno potrebbe dire hanno la xylella. Bene, di queste 200.000 piante soltanto 700 presentano il batterio. Ora, il motivo è questo, perché qui nel Salento abbiamo avuto un attacco così forte dal punto di vista comunicativo, politico, generale, evidentemente questo serviva per portare avanti delle scelte di tipo agricolo e io dico che sono legittime. Io non ho detto che non è legittimo che un governo regionale oppure un'associazione di categoria preferisca trasformare l'agricoltura salentina in un'agricoltura di tipo super intensivo, intensivo, industriale, eccetera, eccetera. Ora, io ti invito a prendere una fotografia che è apparsa oggi su Quotidiano, una pubblicità, te la do se vuoi, della Confindustria Lecce, non so se l'avete vista, fondo bianco, un albero di ulivo, metà secco, metà in ottime condizioni. Naturalmente, quello in ottime condizioni c'è un bambino che rappresenta in questo caso la Confindustria che ci sta lavorando e che ci dice il futuro siamo noi che salviamo praticamente il Salento. Quindi è la Confindustria, ecco, scusami, Confindustria, industria. Ok, penso che sia abbastanza chiaro. Chiudiamo. Tu vuoi aggiungere altro? Ok, allora direi che abbiamo... Scusate, ma la soluzione al problema è stata la maestra. C'è la città, la strada maestra. Vuoi fare... Prego, prego, vieni, prego. È vero, dici che stanno ricercando gli altri, al cielo? Sì. Oh, diciamo, chiaramente. Io penso che il signore l'ha detto che dobbiamo organizzare un convegno per vedere quali sono le tecniche per poter rispondere a questa cosa. Allora io l'ho detto prima, forse non è stato chiaro. Ci sono capire perché aspetta, ci sono 27 progetti finanziati dalla Regione Puglia, se mi dai il microfono. Prego, scusami. 27 progetti finanziati dalla Regione Puglia che stanno arrivando a compimento, che dimostrano che è possibile controllare il livello di patogenicità dei batteri e dei funghi e degli altri patogeni, perché i disseccamenti che noi vediamo sono causati da diverse cause, non solo, potrebbe anche esserci la xylella, sicuramente incide, ma ci sono i funghi tracheomicotici, ci sono i verticillium, ci sono una serie, e come ha detto Roberto prima, il suolo. Ora, ci sono 27 sperimentazioni, ma forse anche molte di più, che stanno tentando sul campo di contenere questo tipo di problematiche e danno dei risultati che sono soddisfacenti. Però, come ha detto Laura prima, le ricerche di tipo sperimentale, scientifiche, hanno bisogno del tempo per poterla realizzare. È sempre pericoloso quando ti dicono oggi per domani qual è il risultato. Stanno inventando in quel caso. Allora,
se non abbiamo immediati risultati vuol dire che stanno lavorando e che stanno portando delle conclusioni. In questo momento l'unica cosa che mi sentirei di dire, ma non sono il primo che lo dice, lo stanno dicendo intanto Roberto il primo, ma anche Ivano, ma anche tanti altri, ma anche Scortichini, ma anche Xiloyannis, stanno dicendo che bisogna lavorare sul sistema albero suolo e quindi portare l'albero nelle condizioni di vivere nella maniera più ottimale. In questo modo si contiene il suo disseccamento. Forse un giorno sapremo anche come contrastarli in maniera più dettagliata e scientifica, però puntiamo. Io nella mia campagna cosa ho fatto? Ho fatto un lavoro sul suolo, i lupini, ho messo dei microorganismi, ho fatto le potature degli alberi, attenzione quando si fanno le potature a disinfettare. Queste cose sono le cose essenziali da fare in questo momento. Il resto, cioè quello di abbattere, è una cavolata di quelle che non esistono. Chi vuole abbattere, questa è l'industrializzazione, è perché ha in mente di fare altro. E sai che cosa ha detto a un incontro dove c'era Coldiretti, Italia Nostra e altri, la Confagricoltura a Merendugno? Per loro non esiste più l'olivicoltura nel Salento, esistono melograni, esistono altro tipo di produzione, capito? Quindi dicono ormai chiaro e tondo, cioè trasformarla in quel senso, in modo tale che sia un'agricoltura redditizia, ma si può rendere redditizia, come ha detto Roberto, puntando sulla qualità, migliorando la qualità, vendendo, dando il giusto salario e il giusto compenso, come fanno quelli della quota latte nel nord Italia, per esempio, che non pagano la quota latte e comunque 1,3 miliardi se lo incassano loro e alla fine lo paga lo Stato italiano. Cioè, qui da noi invece no, non è possibile fare questo, bisogna farlo in maniera intelligente, le politiche agricole devono essere per favorire questo tipo di agricoltura, non per buttare a terra. Al mio paese si dice ciconza sconza non perde mai fatica, c'è qualcuno che ha interesse a fare soldi distruggendo e ricostruendo. Tu hai una casa, la butti a terra, ne fai un'altra e ci stanno guadagnando quelli. Ecco. Così anche con TAP, attenzione, io questa è l'ultima cosa che volevo dire. Guardate che il sistema è uguale identico e questo sistema che è stato svelato da alcuni sindaci per la questione di TAP, ma anche da persone, da giornalisti, da militanti, leoni da tastiera, stiamo dimostrando che in tutto il Salento, in tutte le aree, c'è un modello di sviluppo che è distruttivo. Il neocapitalismo short terms, cioè il capitalismo che arriva in un territorio, prende, distrugge, trasforma e poi se ne va via e lascia la morte. Ecco, questo vogliono fare anche con l'olivicoltura. Scusa, sì, vai. No, tre domande molto semplici, non voglio scadere. Sì. Poi dopo credo che possiamo anche concludere, però c'è. Ok. Prego, dai. Ma uno, se vedete una continuità di movimento. Vai là, vai là. Noi che tremo subito. Che schifo. Allora, grazie mille ovviamente per l'incontro che avete tenuto, che è stato estremamente interessante, estremamente utile anche per avviare la discussione. Insomma. Vedete una continuità tra diciamo CSV Salento, quello che state avviando voi da un punto di vista comunicazionale, da un punto di vista giornalistico, e quello invece che viene fatto da Spazi Popolari con Ivano Gioffreda da un punto di vista più di teorizzazioni, no, e pratiche su che cosa è il codiro e come si combatte? Prima domanda, perché insomma, secondo me c'è una certa continuità, infatti signora Luisi, no, il dottor Luisi qui è un po' il collante, no, tra le due cose. Poi perché non si è parlato di ricerca a 360 gradi, che è un concetto che mi piace particolarmente, sto iniziando a ballettare, un concetto che mi piace particolarmente, ricerca a 360 gradi, che comunque avete portato avanti, no? L'altro, chi buttereste dal balcone? La politica, l'EFSA o il CNR, insomma? È una cosa molto semplice. Guarda, ti dico subito, ti rispondo su due domande, la prima e la terza. Parto dalla terza, io butterei dal più alto grado, diciamo, di altezza, la politica. E qua il problema è principalmente politico nazionale.
Io l'ho detto da 3 anni e mezzo che la xylella è un problema, è una questione di politica economica che si vuole imporre al territorio con la forza. E l'input parte dalla politica nazionale. Io sono convinto di questo, l'ho detto diverse volte, non ho il tempo per spiegarlo, lo possiamo spiegare quando volete, quando vuoi, tu mi chiami, ci vediamo ogni tanto. Non ci sono problemi, questa è la mia personale convinzione, è un problema che parte dalla politica nazionale italiana. Poi per quanto riguarda il CSV Spazi Popolari, la collaborazione, sì, c'è molta collaborazione, voglio dire, prego, scusami. No, lo dico io perché in questo cavolo di paese nel quale viviamo sembra strano che ci siano dei cittadini, dei volontari che sono competenti, che studiano, che leggono, come Giovanni che dice, o come, voglio dire, è strano, sembra strano, perché in questo paese sembra che possano parlare e decidere soltanto o i politici o gli imprenditori. Allora, esiste il terzo settore in questo paese, tra l'altro adesso è stato anche approvato il codice del terzo settore che viene regolato, che ha una funzione importante, molto simile a quella per esempio del giornalismo, che è una funzione di terzietà, cioè di verifica, controllo, analisi, studio, eccetera. Molte volte accade che cosa? Accade che i giornalisti si distraggono oppure vengono orientati dalle linee editoriali. Ragazzi, se TAP dà la pubblicità alla Gazzetta del Mezzogiorno, al Quotidiano, alla RAI, eccetera, eccetera, è ben difficile che ci sia qualcuno che faccia storie rispetto a questo. E siccome ne dà ogni 2 o 3 giorni, cioè significa 5.000 euro a pagina, non lo so, e significa 30, 40, 50 mila, allora probabilmente c'è una distrazione, ecco, della questione. Il volontariato invece nel nostro paese, in Italia, sono 4.700 persone attive e sono 7.000 quelli che sono impegnati in più dinamiche, e quell'altra parte che aiuta la democrazia e aiuta anche la comprensione dei fenomeni. Quindi Spazi Popolari nasce perché ha una sua storia, una sua struttura nell'ambito agricolo. Il CSV Salento è il forum terzo settore perché ci sono tutti e due insieme, perché aiutano, sostengono il protagonismo della cittadinanza attiva. Quindi il tema è la cittadinanza attiva, che ha un ruolo di responsabilità nel nostro paese. Quindi tutte queste, non possiamo mollare nessun campo, non molleremo il TAP, non molleremo la questione della xylella, quella dei tumori, quella dei veleni. Guardate, chi le ha fatte gli esposti alla Procura della Repubblica sulle 9 discariche che stanno sotto la 275, nel progetto della 275? Il sindaco del comune di Tricase, il sindaco del comune di Alessano, il sindaco del comune di Diggiano? No, le hanno fatte i volontari. Ecco, questo è il senso, ed è saltato un progetto da 300 milioni di euro. Ecco, questo è il punto di contatto, e qui non è un'invasione di campo della politica. Cittadinanza attiva e cittadino, perché in Italia la sovranità ancora, almeno in teoria, appartiene al popolo. Roberto Venisi è il numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia. Quella frase che adesso un'altra, oggi vado, andiamo con le frasi. C'è una frase che mi ha dato un'intervista, aprile 2016, la trovate su YouTube, ed è assolutamente raccapricciante. Io infatti non butterei né la politica né il CNR dalla torre. Roberto Pennisi ha detto e sostiene: quando la finanza si appropria e gestisce l'economia, le mafie diventano una barzelletta. No, la finanza i soldi, vabbè. Grazie a tutti, buonasera, sicuramente con Crocifisso continueremo. Buonasera e grazie a tutti. Mai non afferri il vuoto e ti illudi che lo riempirai. Ora dimmi come fai, non puoi tirare forte così lo strapperai. E sai che cose da non capire, sì che te ne posso dire, sì, ma c'è a fare, si fa tu de materia spirituale, poi sicura vittoria è questa. Lasciare la gente fosse voce in tua l'acqua sola, e poi a te che resta.